Bene, siamo in live, ciao a tutti e benvenuti. Ciao a tutti e benvenuti in live. Siamo qui. Ok, perfetto. Perfetto, siamo tutti qui in live, oggi sullo Santos Live ancora. Continua a piovere, siamo qui. Ciao Giartic, GWArtic. In che senso? Qua mai nel tuo canale ci ha scritto Dani05, in che senso? Non capisco il senso della domanda, cioè non capisco la domanda. Ma 0,5 non ne vuol dire che io sono 2,5, eh. Io non sono 2,5. Mi chiamo 0,5 perché è il numero, il giorno della mia data di nascita. Il 5 sono nato io. Recuperare una persona a paletto. Qui ad Amuno mi dirigo a paletto per recuperare una persona rimasta bloccata senza veicoli. Ho capito un attimo, carta peste. Sì, speriamo di averci copre e speriamo di riuscire a farlo. Guarda il tempo che c'è, chissà un po' che c'è. Pronto? Salve, via, dipartimento di polizia dello Santo, mi dica. Sì, non la sento bene. Sì, la sento, mi dica. Sono sopra un tetto. Ok. Sono in pericolo. Mi dovete venire a prendere con un elicottero. Va bene, ok, ma questo tempo non penso riusciamo a volare, vediamo. No? Ehi, che faccio? Ci proviamo, Sir. Non si per favore, rimora. Ho salvato la sua posizione, me l'ha mandata alla centrale, ok? Madonna, santa, faremo prima possibile per arrivare dall'est. Per favore. Tranquillizzi, rimanga seduto a terra. Salvatemi! Sì, non si affacci troppo ai bordi del tetto, grazie. No, no. Arriviamo subito, signore. Grazie. Lo metto giù. Se ne ha bisogno di chiamare per parlare di nuovo, richiami i servizi. Intanto io avverto la centrale e mando un elicottero. Per favore, arrivederci, grande. Signore. Grande mille. È lenta la pompa di benzina, oh. Opla, andiamo a vedere a prendere il meccanico intanto. Puttana!
mio Dio! Oddio! Oh mio Dio! Oddio! Chiedo aiuto. Sono stata colpita da un'onda mentre andavo in autostrada. Vi chiedo rinforzi della mia posizione. Chiedo supporto, ho piccato un veicolo dove sono rimasta a piedi. Manda la posizione a me, Wilson. Sono a paletto, non dalla posizione a te, Cassandra. Dica. Sono rimasta bloccata lungo il tragitto. Sono rimasta bloccata lungo il tragitto. Sono rimasta bloccata. Ah, porca miseria. C'è l'acqua che mi ha colpito la macchina. Mi sa che il palito è raggiungibile solo tramite elicottero o tramite un'altra strada. Adesso vedo di mandare a ricevere rinforzi e. Ok. E vedere, ok? Arriviamo. Perfetto. Comunque, manca di lei. Salve. Va bene. Vieni a prendere, qui dove sono io non c'è acqua. Andiamo proprio avanti. Ha detto da. Soprano di venirti a prendere con l'elicottero appena smette di piovere. Ma abbiamo due persone bloccate, una persona sul tetto in città e un'altra persona a paletto isolata a 3 volte di vestiti. Cazzo. C'è bisogno assolutamente di un veicolo qua, fino a come una posizione si può arrivare con veicoli. Prendendo l'autostrada. Prendendo l'autostrada di Radaro Tool, di passare a Radaro Tool, puoi raggiungermi. Poi dopo, facendo un'altra strada, possiamo raggiungere quello a paletto. Non appena arrivi sul posto, stiamo facendo la strada sulle montagne. E puoi passare anche dall'autostrada davanti alla Tool, poi lì ci passi, senza problemi. Ricevuto. Allora, la persona a paletto la vado a prendere io al... No, ma siamo già noi qui sopra. Ci bisogna di qualcuno che prenda l'elicottero e vada in città a una posizione per prendere una persona bloccata sul tetto. Che tetto? Esattamente al 636 abbiamo un uomo bloccato sul tetto. Andiamo... È richiesto un ASO sul posto. Sì, vado io, mi serve la posizione. 636. Okay. Ma allora ci pensate voi, signori? Sì, ci penso io. Ecco, però qualcuno deve venire da me, Cassandra. Stiamo arrivando. Quindi quello in città se ne occupa. Allora, Miller al 636 a downtown, poco sotto il cimitero. Cavallini, hai capito la posizione? 636. Sì, 636, sono poco sotto il cimitero. Ok, c'è il signor Antonello Branca Cavallo bloccato sul tetto, ha richiesto un elicottero. È un medico, quindi aiutatelo perché c'è bisogno di medici.
mamma e i ragazzi che è impegnative questa serata qui con questa acqua. Zilli. Alarm 4? Ritrovate? Allora, non può alzarsi in volo alto finché non diminuisce l'intensità della pioggia del temporale, non si va da nessuna parte. Ma l'uomo sul tetto? L'uomo sul tetto non saliva o scende da dove saliva. In effetti. Pronta? Pronto? Niente. Lei è il medico bloccato sul tetto? Sì, sono sopra un tetto. Voi state in volo? Salve, allora io sono il vice capitano Noah Miller. E sono anche l'addetto al pilotaggio dell'elicottero. Miller, grande sì. Miller. Dica. Allora, in questo momento le condizioni atmosferiche non permettono assolutamente l'utilizzo dell'elicottero, perché io non posso... Come scende? Lo so, io non posso mettere in pericolo la vita dei cittadini e la mia per venire a prendere lei. No, dobbiamo andare a prendere anche Soprano, aspetta. No, c'è un uomo bloccato più avanti, a sentire il paletto. Che vuol dire? Non possiamo prendere però non possiamo fare questa strada. Dobbiamo fare la strada dalla segheria a Montecini. Sì, tranquilla, adesso andiamo. Chi è questo uomo bloccato? Quanti sono? È da solo un uomo, un negozio di vestiti. Adesso andiamo. Lo contatto di nuovo, ho il suo numero per il telefono. Non me lo sapevo che c'era l'acqua giù, sono stata convinta. Signor Gerald? Mi dica tutto. Sì, mi dica tutto. Mi sono appena venuti a prendere i miei colleghi. Ok. Prendiamo la strada, quella che passa dopo la segheria, nel circa, e arriviamo da lei, ok? E io sono qua del negozio di vestiti. Perfetto, sì. Riesco lì, noi arriviamo. Salve. Guarda il lago, non c'è più. Che cazzo sta succedendo? Non si è alzata l'acqua? Sì, si è alzata l'acqua. E perché qui è sparita? Perché se il mare tira, i laghi si prosciugano. In effetti. Però, in città però, in realtà cioè, aumenta in città e diminuisce qui. È normale, perché qua è più in alto, il lago è messo più in alto. Io non l'ho mai visto nella mia vita. Ma anche la diga dietro alla città è vuota. Che me ne sono accorto. Me ne sono accorta.
Infatti ha riempito tutto il canale. Ma hai capito che ieri sera sei dimessa? Sì. Sei dimessa? Lo so. Perché? Meglio. Ma perché? Dopo quello che ha fatto. Vabbè, in effetti, comunque però si è dimessa per motivi suoi o l'hanno dimessa? Non lo so, si è dimessa perché voleva dimettersi lei. Anche il giudice se ne è andato. Sì. Ma il giudice è partito alla fine, è riuscito a partire con l'aereo. Sì, sì, sì. E quando ha smesso di piovere l'ha preso. Sarà partito. Ottimo, ottimo. Ma è stato un bravo tutti giudice. I soldi che si è fatto. Cioè, diciamo, è stato bravo giudice su dire caratteriale. Oh. Madonna, soprano! Madonna! Non urlare che. Soprano, no! Porca puttana, no. Porca. Questo qui non sale manco un gradino, già mio, bacon. State tranquilli. Scendete per favore tutte e due. Che fate finisce pelle. Il peso se scendiamo. Sì, vediamo. Vai, vai. Vai, soprano. Mi sa che sei tu a fare il peso. Aspetta che forse riesce. Levati. In corsa, vai, ce l'ha fatta. L'ha distrutto. Va come minimo. Hai fatto di carta pesta per favore. Eccolo. Fate solo peso voi donne. Ma sembra un trattore adesso quella puntata. Vabbè, c'è il ripaire lì a paletto. Comunque, come si vive questo genio da pulotto? Si vive che sei stressato, che devi fare sempre avanti e indietro, tutto... Di dove era questo genio? Al negozio di fare i vestiti a paletto. Si vive che... Niente. Che ci faceva lì? Non sa, non lo sa neanche lui. Tu che sei addormentato al centrale e sei svegliato lì. Buono. Perfetto. Si vive che stress, gente che entra a prendere, gente che non ti ascolta quando consigli di stare in salvo... Madonna, frena che sto comprando un cazzo. Ma qui viene, sto leggendo il commento della polizia, c'è scritto che si può applicare la multa massima del 5%, ma non ho capito se... No, non si sommano le multe e neanche i mesi, si utilizzano solo quelle più alte, le pene più alte. Si può c'è una pena anche da 24 mesi. 5% magari, 10%, 25%, poi una pena da 36 mesi, 10%, poi quella di 36, 10%. Ma che giro stai facendo? Ah, qua, ok, perfetto. Nah, mi fai guidare. Non usate se strada io qua. Vabbè, perché con le macchine che ci vanno non ci vanno, potevo andarci. No ragazzi, il 25% non si sommano le pene. Tu ti prendi quella più grave che hai commesso. Se tu hai commesso 4 pene, ti prendi solamente la pena più grave. Ecco, venga, salga, salga. Eccomi, grazie. Andiamo a aggiustare la macchina, va che... Partiamo dal rifugio. Prego, prego. Mi sa che il prossimo procuratore diventerà Sean. Ma meglio. Molto meglio. Si è dimesso il procuratore? Sì, si è dimesso. Anche il giudice si è trasferito in un altro tribunale. Oh. Beh, dopo la minchiata che hanno fatto.
Di cosa? Non sono stato molto presente in questi ultimi due giorni. Hanno processato l'intero alto comando. Oddio, Soprano, se veramente hanno fatto le cose che hanno detto, non so quanto è stata una cazzata. Basandosi su delle chat dove non c'è scritto neanche chi l'ha fatto. Basandosi su delle prove. Ci sono stati criminali schedati e controschedati che non sono mai stati arrestati con delle prove concrete, con le prove video dove ammazzano le persone, e mo perché avete un presentimento su degli agenti di polizia dobbiamo arrestarli. Dove cazzo stanno andando? Con delle prove. È con un medico, guarda. C'è un altro... È la forestale. È la forestale, quello sì. Una domanda. Cazzo, sta macchina. Attenzione. Non ne voglio calma, parlare. Soprano, con calma. Com'è la situazione in città? L'acqua alta ha colpito mezza città, praticamente. L'acqua è arrivata al concessionario, tra poco arriverà la centrale di polizia di downtown. Perché io ho il pick up parcheggiato lì con un po' sì, di sì, roba, ma ancora può andarci a prenderlo velocemente, okay. Però mi sa che domani, stasera, massimo domani sarà su me sempre quella. Quindi adesso il posto sicuro dove sarebbe? Centrale di Vinewood oppure al nuovo rifugio che no, non è la centrale di Vinewood. È scritto, c'è la slabba che annunci. Ho visto, ok, perfetto. Cioè ora la centrale di polizia non sarà più quella di downtown, ma la sposta da downtown a Pinewood, se ho ancora bisogno. Capito. Perché tra poco mi sa che non ci sarà più quella lì. Bene. Fortuna che avevo messo tutto sullo zaino, perché sennò... Nel caso ha dei kit di riparazione? Ce ne ho da parte qui con me, ne ho un 4 e sul pick up ne ho un 10. Perfetto, perfetto. E cosa ne pensi del processo di ieri, Marix? In garage, che penso sarebbe che da abbiano esagerato. Se tirare fuori gli assendi. Abbiano un po' esagerato perché... Volendo, giusto poi dopo... Che processare l'intero comando così quando... Mamma mia. Cioè, come hai detto Cosma, Soprano. Se veramente ci sono prove... Certe video che noi testimoniano che sono corrotti, le prove certe, va bene, ma se avrebbe si basano su una chat di allerta meteo, se quanto se si basano su una chat andando. Senza nulla. Okay. Venire a prendere lei, signore, si è rimasta bloccata in autostrada. Quindi le autostrade laterali sono da evitare. Le autostrade sono inagibili. Sono agibili fino allo Yutul, e oltre lo Yutul non è più. Cioè, arrivati al benzinaio, quello dove c'è anche l'auto repair, proprio cosa paletto, lì si può ancora raggiungere, ma oltre il benzinaio c'è l'acqua. Per arrivare a paletto. Comunque stare meglio per le. L'unica strada per paletto è questa che ho appena fatto. Chiaro. Sicura. Ma io oggi per andare a prendere la gente a Forzancudo sono dovuto passare da dietro il campo del villaggio dei nomadi là. Ma che ci facevano quei geni a Forzancudo? Non lo so. Non lo voglio sapere. Ma Alex, io non lo so, sinceramente. Cosa? Io non so, mi ero addormentato in centrale di polizia downtown appunto ieri. Dopo non so perché. Dove devi andare, Erard? Io ho il pick up lì nel vostro garage. Ok. Se lo riesco a prendere da lì, poi dopo non so se vado lì al punto di dove hanno scritto in bacheca e poi dopo vedrò. O se vi serve qualcuno qua in centrale, al massimo ditemi. La centrale si sta cominciando ad allagare. Quella di downtown. Questa o quell'altra, no? Questa sì, questa è quella che useremo in caso dovesse allagarsi nel tutto la città di downtown. Ok. Comunque penso che tra un po' ci divideremo. Cioè saremo divisi tra la parte metà in su e metà in giù, quindi. Oggi che sono. C'è cioè, tutto il lago Zancudo e. Tutto fuori. C'è il ponte di Zancudo principale che è invaso dall'acqua. Oh, comunicazione radio.
dalle falde acquifere. Sono arrivate notizie da alcuni cittadini di avvistamenti di balene spiaggiate. Nella stessa di prima, guarda qua. Che dice la comunicazione? La stessa di prima. Sarebbe. Dice di stare lontana dalle falde acquifere, tipo quelle abbiamo dietro la centrale, che sono state avvistate delle orche spiaggiate. Le notizie riguardanti la calamità naturale che si è abbattuta. Capito, ok. Mannaggia. Perfetto. Chissà se riuscirò a tirare fuori un veicolo io. Molto lontani. Sì. Vai, vai pure. Posso andare? Eh sì. Grazie mille. E chi deve salire salga. Sì, se mi puoi accompagnare là dagli altri. Mamma mia, che casino. Ciao Mari. Emily. Hai sentito la comunicazione radio? Praticamente sì, noi l'abbiamo vista dal vivo. Mi sta lontane dalle orche, era appena vista una di orca, oggi è meglio. Stai attenta, Emily, mi raccomando, se hai bisogno sì. Vieni là a caldo, ok? Sì, io sono sempre fuori sulle strade, c'è questa giacca antivento che mi aiuta, c'è questa impermeabile sì. Che mi tiene asciutta. Ce l'ho anche io adesso, perché era impossibile, ce l'ho troppo vento e pioggia. Sì, prima. Va bene, allora ci sentiamo. Mi raccomando, stai attenta, sì. Se hai bisogno, vieni qua, abbiamo cibo. Certo, so, lo so, non preoccupare io. Ho un'auto sicura per restare sopra, un Ford Explorer, un Jeep fuori strada, ecco, sto lì sopra. Poi se hai bisogno avvisami da dopo. Sì, sì. Te, okay, grazie. Dai, ciao. Ciao, bella. Ciao, ciao. Che cazzo? Signore? Si salve! Signore, che ci fa qua downtown? Sono lo sceriffo, sono vice sceriffo. Lei è vice sceriffo? Sì, solo che... scusi, scendo un attimo. Non è una pattuglia? Purtroppo sto aspettando il governo che mi rilasci il distintivo. Ah. Ah, ho già parlato con lo sceriffo e tutti quanti, solamente sto aspettando, non posso prendere una pattuglia al momento.
Va bene. Stavo cercando qui se c'era qualcuno che ha bisogno di aiuto. Ah, ok, va bene, va bene. Va bene, ok. Aspetti che devo rilassare e poi vado a lavorare. Ecco, io sto girando. Giri con fuoristrada, poi se è possibile. Sì, provo. Posso prendere una pattuglia della polizia, in caso? Ma non ci sono fuoristrada lì fuori. Ah, cioè, almeno, okay. Cioè, sì, ce ne deve essere uno abbandonato. Prenda quello. Ok, va bene. E vado ad aggiustare, che è un po' danneggiato, e poi usi quello. Va benissimo, la ringrazio. Posto. Salve, tutto ok? Io, ma lei... Che veicolo è? Com'è? Sono Nicolas. Ma che veicolo della, è questo? Della Secure Reserve. È quello che usiamo... Non può girare con questo veicolo, signore. Abbiamo dovuto usarlo a questa emergenza. Ma non state scortando per... un presidente? Non sto scortando, ma essendo quello più resistente per cercare la gente, ho approfittato dello stato di emergenza. Ma lei ha un veicolo molto più resistente di questo qua. Le l'ho sequestrato qualche mese fa, poi l'ha sequestrato. Sì, lo comprendo. Però essendo uno stato di emergenza... Guardi, io adesso... posso dire che dovrò avvisare i superiori, ma... che voi già... Ma avvisi anche il capitano, Wide, mi pare. Esatto, hanno detto già che non vogliono vedere questi veicoli in giro, però ancora non ha parlato con voi. Per morire affogati tutti quanti, quindi più per salvare la gente... Perché il suo veicolo è più alto di questo, eh. Lo comprendo, ma sono in città. E quindi? Questo si danneggia meno. Vabbè, signore, senta, io parlerò con qualcuno, però parli, non potete girare con questi veicoli. Sì, ripeto, è uno stato d'emergenza. Normalmente non avete mai visto girare con questi veicoli, no? Solo no, facciamo per salvare la gente, null'altro. Siamo già noi, siamo già abbastanza in giro. Beh, oggi pomeriggio c'eravamo noi, non voi. Vabbè, questo non è il mio problema, io non c'ero, giovane. Neanche il mio in teoria. Comunque, signore, sì. Ci sono ancora quelli della Secure Reserve che girano con i veicoli della polizia, ma qualcuno interviene sono fatto? Un utente. Ciao. Spostato nel tuo canale.
Ok, mi sono mutato un attimo perché devo far parlare. Perfetto, mi ho dovuto parlare un attimo con una persona su DTS. Signore? Signore? Sì. Tutto bene? Sì, tutto bene. E come mai è fermo qui? Perdone. Ma dal punto sicuro che ho messo sulla mappa. Come? Nelle annunci abbiamo segnato un punto sicuro dove poter andarci. Sì, è una cassa. Perché? Vada lì, è più sicuro. Tra poco l'acqua arriverà alla centrale di polizia. Ah, va bene. A posto, arrivederci. Hola. Ciao Riccardo Bellini, ciao. Grazie per essere stato in live. Dipartimento di polizia dello Stato, parla con sergente Wilson, mi dica. Pronto, salve, sono qui per fare il colloquio, sono già in centrale. Cadavere di orca. Ok, ora la centrale lì è pericolosa però. Quindi venga a Vinewood? Venga a Vinewood, sì, venga a Vinewood. Va bene. Salve. Arrivederci. Salve io. Ah, salve, posso... Salga. Ma eccoci qua. Faremo un colloquio, diciamo, spero veloce, perché chiedo le cose più essenziali, perché diciamo... Va bene. Come abbiamo sì bisogno di personale, ma abbiamo bisogno anche di personale attivo, quindi più tempo sto occupata io, meno aiuto possiamo offrire. Ho visto che la situazione sta pian pianino degenerando. Già. Facciamo un colloquio. Il capitano adesso che sta sostituendo in questo momento il dipartimento. Waves, ciao. Pronto? Salve, sì, mi dica. Ci sarebbe una persona che vuole entrare nel dipartimento. Faccio un colloquio veloce, tanto adesso non c'è poche chiamate, poche attività gravi. Svolge adesso il colloquio? Sì, lo faccio adesso, tanto ora non ho più ricevuto nessuna chiamata. Siete grave. Siete al dipartimento? No, sono a Vinewood, che è più alta, sicura. Posso assistere? Se vuoi venire direttamente, prego, vieni qua. Ok. Arrivo. A posto, sono già 5 minuti, sono lì. Perfetto. Intanto allora. Inizio, poi tanto ti spiego, farò una piccola domanda, ok? Allora. Ok, adesso arriva anche il capitano che in questo momento sto sostituendo quello. Aspetti qui, Anna. Ah, ma no, mi sta bagnando tutta. Ah, piove un bel po'. Quindi aspettiamo il capitano? Sì, intanto poi vuole prendere un caffè e lì la macchina. No, sì, grazie.
Venga, venga pure fin qua. Se ci sono aperti. No, aspetti che lo butto. La chiude. Lo lasciamo qua. Venga qui pure, lo lasciamo qui. Ok. Piedi. Vabbè, no, mettete la. Sì, sì, nessun, così, nessun problema, capisco la situazione. Qui non c'è nessuna stanza accessibile, quindi devo stare per forza qua. Già, già. Andando mi diede i documenti. Sì, certo. Eccoli qua. Ok, Ronnie Jackson. Ok. Sì, esattamente. Va bene. Avrò un attimo solo, eh. Ci vorrà tempo ora che c'è il nostro computer, che non succede un bel po' di tempo. Ho sentito sparare. Forse c'è il capitano che ha sbagliato. Può essere, può essere. Salve. Salve, Verica. Ma dove è il rifugio, mo? Non è più qui, il rifugio giustamente ora trovarsi negli annunci della bacheca della città. Vabbè, ma non muovati velocemente. Non so come descriverlo, lei ha la GPS con i numeri? Eh? La GPS con i numeri in zona, qual è? Eh? Qual è la zona? Lei ha il numero, ha il GPS con i numeri di codici postali? No. Allora deve andare per forza a vedere gli annunci, perché io non so spiegarglielo dove. Ma nemmeno genericamente una zona. È una una villa a Vinewood, tra tutte le migliaia di villa a Vinewood. È una villa a Vinewood? Esatto. Ok, grazie, arrivederci. Vada a vedere gli annunci. Sì, mo ce vado. Secondo me chiamo il capitano a vedere se arriva o meno. Non mi si giù. Che dire? Beh, che dire? Se gli scrivo un messaggio. Salve. Salve. Salve, bisogna? Salve. No. Salve. Salve. Salve, salve. Salve.
Sono venuto a prendere una bombola. Posso? Dove è la bombola? Di là. No, non può, signore. Non più? No. È sbagliato? Già. Molto sbagliato. Vabbè, allora arrivederci, morirò affogato. Stai attento, non giri troppo per downtown, che è tutto allagato. Sta ricevendo notizie dal capitano? Evidentemente no. No, non mi ha risposto neanche ai messaggi. Lo richiamo. Waves? Sto arrivando, ho un po' di problemi. Arrivo. Ok, perfetto, aspetta, ciao. Rottura della diga, si inonda tutto, almeno un minimo di bombola. E mi ricorderò del suo gesto. Ah, quindi sarà tutto ricoperto, diciamo, probabilmente anche questa zona. Va bene, allora ci andrò. Va bene, arrivederci. Sta arrivando, m'ha detto adesso, quindi dove va? Credo sia arrivato. Chi? Il capitano. E dov'è? Va fuori. Ah, ok. Sì, è capitano, sì. Ok. Salve, signori. Ok. Salve. Venga pure, salve. Che stiamo iniziando adesso. Ho un problema. Eh? Non, è come se... Credo che se faccio un passo in avanti entro nel vuoto. È sicuro? Provi, tanto non muore. Va bene, vi ho voluto tutti bene. Tanto non muore. Salve, capitano. Ecco. Eccolo lì. Ciao.
Il problema però perché c'è l'acqua sotto, non diciamo intorno, cioè mi capisca. Un Porsche SUV di colore viola, targato 817 QXE. No, no, le posso assicurare che non lo troverà qui, bisogna chiamare il comune. No, no, esce fuori, esce. I più sospettati all'interno dovrebbero essere tre ragazzi di colore che si dirigevano al negozio di vestiti. Uno era Gian Capolina, l'altro Kyle Baker, povero capitano, bianco biondo. E l'altra persona non la conosco. Comunque si stavano dirigendo a un negozio vestiti. Vedete da rifugio il negozio vestiti più vicino, andate a vedere se lo trovate. Ma il rifugio dov'è? Dove si trova? Quello che è stato scritto nella bacheca annunci. Ok, grazie. Anche rispondi. Sicura, sicura? Ok. No, sono Antoni. Ecco, vedi, si è sparito, vedi, vedi. Oh, oddio. Te l'ho detto. Non so aspettare. Vediamo dov'è. Sergente? Sì? Crede che... Ma il tuo telefono l'ho messo giù, quindi... è tra di noi ancora. Sì, mi mette giù. Ancora tra noi. Errore. Permessi insufficienti. Ah, oh, che palle, che palle, che palle, porca di una puttana. Sto arrivando, Wilson. Ma non dove cado, sei? Non cado, sono morto. Morto proprio? Finito in ospedale? No, mi hanno rianimato gli altri. Ah, ok, ma io non sono mai morto cadendo dal... Ah, perché c'è l'acqua sotto. Questo non lo sapevo, perché sotto non muori. Voli, 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 poi ti ritipa su. Mi ha detto che adesso sta arrivando, comunque sperando che riesca ad entrare in città. Ah beh, in caso esce, rientra qui fuori, non c'è un problema. Cioè, non ci sono problemi. No, no, con l'acqua, no, no. Tanto adesso arriva. L'unità, mi sa che abbiamo trovato il furto e chi ha compiuto il furto. Negozio di vestiti al CAP 85
583, scusate, 583 sopra il tribunale. Ok, io sono qui dietro, avete bisogno di farmi zero di rinforzi. Sono qui alla centrale di Barmody. Venga, venga, Wilson. Guardi, ho una chiamata da vicino, arrivo subito, rispondi di lei. Sto arrivando. Sono con l'auto solita, verde e bianca. Sì, verde e bianca. Mi sembrano due o tre soggetti. La Porsche, la targa con Cile? Stanno uscendo, sono tre soggetti. Vengo in codice 2 o codice nessuno? Ok, sono... sono qui davanti al negozio, sta passando ora. Dove ti trovi? L'auto è dietro di te. Ok, ma non è la Porsche rubata, è una Porsche. No, è un'auto bianca e verde. Ok, ma noi stiamo cercando che cosa adesso? C'è stato un verde, cosa c'è? Cosa c'entra adesso? Auto rubata, sta salendo. Dove hai fatto retromarcia? Siamo sulla perpendicolare al negozio di tattoo, salendo sopra verso Vanghi. Io non ti capisco, le indicazioni che si danno non capisco. Pacific Bank, salendo su. Ok. Ok, arrivo lì. Ora dove ti trovi? Appena entri a Vinewood, vai sempre dritto, poi gira a sinistra. Sai che sta andando su verso la casa, quella dove eravamo. Mi sa di sì. Ha girato sulla destra? Soggetto in custodia. Fabio, oddio. Fuori dal... C4, sono qui. Signore. Che è successo? Manette. Si volti verso il veicolo, perfetto. Sì. Metto le manette. Che è successo? È dichiarato in arresto per furto di autovettura. Ma cosa sta dicendo? Capitano? Perfetto. Lo tenga in custodia, lo tenga in custodia. Perfetto. Ma non ho parole, veramente. Qual è l'auto che ha rubato? È questa qua davanti, ma non l'ho rubato. C'era nessuno dentro, chiave erano pure dentro. Mettiti. Chi è il signore che è uscito scappando dall'auto? Signore che è uscito? No, c'era nessuno. No, vabbè. C'era un tipo che mi aveva detto vai pure. Forse quello? No. Madonna mia, che... ma non ci credo, guarda. Ma era la macchina di qualcuno. Auto. Sì, però capito, è mezzato il Camaccio. La gente, un attimo, risposti, venga per qua. Sì. Capitano, cosa come procediamo? Niente, sta laggando a merda, sento che il rumore della pioggia, sento le voci, levagli le manette, lascia
va bene. Adesso vabbè, il capitano ha voluto graziarla questa volta, ma è radio, quindi si volti. Grazie. Dov'è il capitano, così magari lo ringrazio. Eccolo laggiù che adesso è sparito, torna tra poco, capitano, è quello che la sta appuntando con l'arma. Sì, sì, sì. Appena lo vede parli con lui, lo ringrazio. Ma arrivederci. Perché è tutto sto movimento? Vabbè. Oddio! Aspetta, l'aiuto. Riloghi ora? Sì, adesso dobbiamo fare sto colloquio qua, che abbiamo bisogno di persone in polizia. Stavo laggando come una bestia, mi si è completamente frizzato il gioco con la pioggia e nient'altro. Sto riloggando. Arrivo. Sì. Ciao Emily. Ciao. Destra non lo è, quello qua a okay. Sinistra non lo è. Aspetta che loghi. Camacho? No. Poi. Neanche questo qua? No. Ma niente. Andiamo col mio, dai. Agente? Sì, mi dica. Non è che è uno sciroppo? Non sono un medico, mi dispiace. Vabbè, buona. Chiami gli MS, ce ne dovrebbero essere. Sta rilogando ora? Sì. Sono qui davanti che ti aspetto con l'auto. Così andiamo giù a Vinewood. Questo macello di macchina a me non piace. Neanche a me, sinceramente. Bisogna parlare a parcheggiare. Venire in sto posto di merda non mi sembra una. Bisogna parcheggiarle, farle parcheggiare in un garage, magari. Organizziamoci così, facciamogli parcheggiare l'auto, le auto al garage della casa presidenziale, no? Che c'è un garage. E poi come li fai? E poi col pulmino li portiamo giù e li scarichiamo qua. E poi li lasciamo qui il pulmino, così se in caso di polizia ti sloggano, viene il pulmino da poter usare. E niente, che c'è morto. Mi sente? Signore? Prova a chiamare qualcuno. Chiami un medico. Annie? Sì, sono io. Ma non lo vedo. Grazie per il follow comunque, GV Arctic. Addio. Signore, mi sente? Signore? Signore? Jonathan? Sta arrivando nei soccorsi. Perfetto. Ti piace la divisa impermeabile? Molto bello. Grazie. Molto molto bello. Sì, anche qualche da dietro all'SPD così. Anche abbastanza funzionale, copre sì. Tutto. Esatto, anche cappuccio potrei mettere.
Passavo di qua e ho visto il signore a terra. Sì, lo so. Attivato. Oi, ma chi c'è sotto in Alfa 1? Pure qua ce l'ho. Dimmi che non sei in live. Sì, sono in live. Ma no, stavo scherzando. Assolutamente non ho mai con Lisa. Mi socio dal cioccolato. È stata investita questa persona, sta investita. Cosa dovevi dirmi? Niente. Potete risalire in macchina, per favore, che piove? Che raffreddore. Mi puoi dire quello che mi dovevi dire? Dopo, non è urgente, no, è solo ora, importante. Sono qui ora. Ma è importante, non è urgente. Maya? Ehi. Andiamo a prendere Maya. Vabbè, ci vediamo. Ok, ti vengo a prendere, non siamo... Ecco, ciao Michael, no, ciao Emily. Ciao. Ma attenzione al medico che fa... Dov'è la signorina Maya? Ok, basta. È il resident dove abbiamo dormito ieri, quindi stiamo andando a prendere. Michael, mi dici per favore quello che mi devi dire? Non è vicino alla stazione, vero? Niente. No. Ma, Michael? Dopo, è arrivato. Vieni. No, sto lavorando. Dai, che c'è Maya da sola. Ho capito. Tanto è così, lo sai. Ma sti medici arrivano o no? Emily, voi andate se avete bisogno, ci sto io col signore. Ma non vorrei che vorrebbero ste macchine da qua sopra, sulla barriera apposta. Vabbè, dai, torniamo dopo a levarla. O la leva no, la levo adesso, la levo. Sceriffo, metta la barriera qui, lei. Io in caso mi sposto. Intanto come ho fatto io per non far scendere le macchine. Ok, va benissimo. Non guardi in direzione dell'auto, guarda in direzione del guardrail. No, no, devi guardare in direzione esatta, così. Arrivederci. Copro il signore. Arrivederci. Poverino. Andare a fare sti bandi e sto qua che... Andare a fare i bandi e sto qua che sta aspettando. Che cazzo? Purtroppo, anche se c'è l'alluvione, il nostro lavoro dobbiamo continuare a farlo. E dobbiamo reclutare, anche se piove. Non la sento io, Ci sono. Ok. Ci sono. Rieccoci. Salve, stia attento. Okay. Allora va. Okay. Allora, presentiamo pure la signora. Signor, non mi ricordo più di voi. Ronnie Jackson. 26 okay. anni, codice fiscale 56. Perfetto, allora. Mi dica un po', diciamo, la sua esperienza passata di vita, di lavoro. Allora, io provengo dal Texas, nella quale ho lavorato per i Ranger, quindi... Sono stato a stretto contatto con quanto riguarda la tutela della natura, per poi passare ad un corpo un po' più importante come gli sceriffi. Quindi sono stato sceriffo, cioè ho fatto parte degli sceriffi, ero un sottosceriffo in Texas per circa 2 anni e adesso mi sono trasferito qui. Facendo un bando. Facendo un bando. Non lo so, facendo un colloquio. Sì. Scusi. Disattivato. Sergente? Sì. Sì. Ma dove sei? Questo qui è lo sceriffo che voleva entrare no. nel dipartimento? No, questa è un'altra persona, un'altra storia, sì. E, come mai vuole entrare, permetto di farle questa domanda, come vuole entrare nel dipartimento di polizia?
perché sono arrivato in città di recente e comunque mi serve un lavoro. E per l'appunto ho notato la situazione di difficoltà che per l'appunto c'è qui in città e vorrei dare una mano. Se mi voleva chiedere perché non vado negli sceriffi o queste cose del genere, sono venuto a fare i colloqui qui perché comunque in questo momento mi sono trasferito in città, che è un ambiente molto diverso da dove abitavo prima, quindi mi voglio adattare. Capito. Ecco. Ok, poi facciamo una domanda. Lei quante ore è disposto a prestare servizio in città? Guardi, ci sono giorni in cui ci posso essere anche tutto il giorno, per dirle, e giorni in cui... Ok, abbastanza variabile, va bene, ho capito. Sì, però comunque maggior parte, cioè ci sono molto. Ok, lei ha la possibilità di registrare H24? Sì. Ottimo. Risponde allora a questa domanda che facciamo qua. Lei conosce, se dico questa parola, diritti di Miranda, a lei le dice qualcosa? Diritti di? Miranda. È la classica frase che viene detta all'arrestato quando per l'appunto viene arrestato. Ok, me le può elencare? Quindi lei ha il diritto di rimanere in silenzio, qualsiasi cosa sarà usata contro di lei. In tribunale ha diritto a un avvocato. Poi... Buonasera. Buonasera. Me la faccio ricordare un attimo. Dov'è possibile prendere una bombola? Non qui. Oh, dove? Credo qua. Allora. Quindi ha diritto a un avvocato durante l'interrogatorio, se non può permettersi un avvocato, gli avrà assegnato uno d'ufficio. Sono un attimo confuso per l'agitazione, guardi. Ok. Dunque, la so. Va bene, può capitare. Diciamo, si descrive con tre aggettivi lei? Allora, tre aggettivi, uno degli aggettivi è presente. Ok. Trasparente, che è un elemento fondamentale per il mio, per una persona che fa parte delle forze dell'ordine, quindi essere, diciamo, indifferente, non sbilanciarsi da una parte all'altra nel caso di un arresto. Ok. Quindi valutare effettivamente cosa è successo e non cercare di portare a vantaggio la mia parte dove sto, in questo caso la polizia. Se però per l'appunto mi comprendo. Assoluto. Okay. Molto. E come terzo aggettivo sportivo. Dai, cioè centro di Bayern, vorrà fare un colloquio. Sto arrivando in allenamento fisico. Ok, va bene. Qual è il motto dell'Elespedice? Che significato è che ha più che altro il motto dell'Elespedice? Lo sa lei? Servire e proteggere. Ok, che c'è scritto sulle macchine, per esempio? In inglese. To serve and to protect, mi pare. Penso sia l'inverso, comunque può averlo, sa? Ok, sì. Adesso passiamo a delle domande, diciamo, su come reagirebbe lei in certe situazioni. Va bene. Sulle esperienze passate, lei... Sì. Le parlo di esperienze passate da me. Lei sta finendo il turno di lavoro. Sta per tornare a casa, entra in centrale e sta per tornare a casa, vuole poi dopo tornare a casa. Sì. Arriva in centrale, entra dentro e trova dal bancone, tipo come se fossimo io e te, lei qua, no? Sì. So che non ci sono io da sta parte, ma sono solo due persone dall'altra parte del bancone che discutono animatamente, ecco. Sì. In questo caso, lei come reagisce? Come si comporta in confronto a queste due persone che stanno... discutendo in modo molto animato? Allora, il mio compito è quello innanzitutto di cercare di capire la situazione, se qualcuno, innanzitutto di calmarla come primo punto, capire se una delle due persone ha commesso un reato per l'appunto per la quale si sta discutendo, per esempio ha tirato un pugno all'altra persona, e in quel caso si applica la sanzione penale per il fatto che ha fatto, oppure dato che stanno litigando animamente, gli faccio far pace, insomma, se la questione non riguarda per l'appunto cose che vanno a influire e che debbano avere bisogno di una sanzione penale. Mi ha fatto venire in mente che per quando ci sono tre persone
che stanno avendo una discussione, quindi una rissa. Oddio, una rissa un po' più diversa, si applica una multa del 5%. Sì, va bene, comunque diciamo che senza mani, ma solo urla, urla, diciamo. Sì, assolutamente, cerca di calmare e nessun tipo di violenza. La situazione comunque si complica, iniziano a urlare contro di lei. Innanzitutto dipende come si mette ad urlare e in che modo. In qualsiasi caso io ho il diritto, se la situazione sta... Ah, ma no, siamo in centrale, no? Ok. Sì. Se... cosa volevo dire? Se mi sento per l'appunto oltraggiato, quindi ha commesso un oltraggio pubblico ufficiale, andrò a calmare la situazione andando ad applicare le sanzioni per l'appunto questione video, pari al 5%. Vabbè, tutto stava bene. Diciamo un'altra domanda. Allora, sì, lei si trova in pattuglia da solo, mettiamo così. Sì. Capita magari tanto che non c'è un collega, quindi non può andare in coppia, ma va da solo. Sì, sì. Ma con questa pattuglia è nato un uomo mezzo ubriaco che cammina a bordo strada con un coltello in mano. Allora, innanzitutto come si comporta? devo fargli capire che sto cercando di fermarlo, quindi cerco di capire un po' il suo livello di sobrietà, accendi dei lampeggianti, intimandogli di buttare a terra il coltello, che andrà tutto bene, e tenendo sempre per l'appunto i riflessi pronti in caso che questa persona si scagli contro di me. Lei scende armato con qualcosa o no, si è disarmato? No. Dipende comunque dalla distanza, ma scenderei disarmato, cercherei di fare per appunto dei gesti con le mani per calmarlo e per appunto se la situazione si complicasse potrei arrivare all'utilizzare il taser per l'appunto. Ok, va bene. Poi se la situazione si dovesse complicare ancora di più, che va a ferire qualcuno, lì vado ad utilizzare la mia pistola. Okay, faccio una domanda. Prego. Sì. Lei è in pattuglia da solo? E davanti a lei vede una macchina con il vetro rotto dalla parte del guidatore. Sì. La cosa la insospettisce e decide di fermare il veicolo. Sì. Mi spieghi come continua questo fermo stradale? In questo caso siamo in un traffic stop, quindi ci accostiamo, mi metto dietro di lui, gli dico di spegnere il motore e di mettere le chiavi sul cruscotto, cioè di mettere le chiavi in bella vista per poi consegnarmele. Una volta fatte queste operazioni, scendo dal mio veicolo, rimanendo un attimo dietro la portiera per un momento di sicurezza, perché quel finestrino potrebbe avermi fatto insospettire. Oddio, mi scusi tantissimo, mi perdoni. C'era un colpo sono molto agitato, dopo le pago le cure mediche se ha bisogno. Stavo dicendo, quel finestrino per l'appunto mi è sospettito del fatto che il veicolo possa essere rubato e quindi che potrebbe esserci a bordo un criminale. Mi avvicino al soggetto, gli chiedo i documenti, quindi chiedo la sua carta d'identità e i suoi documenti effettivi, quindi patente e cose del genere. Okay. Poi entro in macchina e controllo che la registrazione presente sul suo documento di identità corrisponda alla registrazione pari al numero di targa del veicolo. Se questa non è, si tratta di un furto di veicolo, quindi scendo dal mio veicolo, mi avvicino al soggetto, gli chiedo di scendere dal veicolo, gli chiedo gentilmente con tono, di alzare le mani, di mettersi contro il veicolo e gli dichiaro che è in arresto per l'appunto per furto di veicolo e gli applico le manette. Ok, quali sono i limiti di velocità? Allora, i limiti di velocità li dico già con la tolleranza, quindi per il limite con cui non possono... si tratta di 75 km orari nelle strade urbane, 116 nelle strade extraurbane, 158 nelle autostrade. Ok, ma siccome fuori non sta nevicando, quali sono i limiti? Fuori quindi i limiti sono di 70 km orari, oddio 70 km, oddio, di 80 km orari nelle strade urbane, 130 nelle extraurbane, 180
nelle autostrade. Questi con tolleranza o senza tolleranza? Senza tolleranza. Ok. Ok. Mi sono un po' confuso con i numeri. Esatto. Con, sì, 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 me ne sono accorto. Ho detto dei numeri molto più bassi. Per Va bene. Va bene. E posso fare una domanda un attimo? Sì, riguardo, sì, sì. Nexar presente, no, che il nostro codice penale, il nostro codice stradale sono divisi in varie... Certo. Varie blocchi di infrazioni, ecco, varie sanzioni, sì. In base alle sanzioni, le puoi elencarmi quante sono, in quanti gruppi è diviso allora, rispettivo codice? I reati depenalizzati, che per l'appunto sono, come dice la parola, sono dei reati che vengono depenalizzati, quindi variano, quindi è una piccola sanzione, che variano da una multa dell'1% al 5%. Poi ci sono i reati leggeri, che comportano 12 mesi di carcere e l'1% di multa. Poi ci sono i reati quanto medi. Quanto per cento di multa? 1% di multa per i reati leggeri. Va bene. Poi 24 mesi e 5% per i reati medi. Sto parlando del codice penale. Sì, 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 per i reati gravi 36 mesi e 10% di multa. Per i reati pesanti 48 mesi e il 25% di multa, e per certi potrebbe anche essere revocato il porto d'armi pari a 3 giorni, sì, 3 giorni. Poi ci sono 2 categorie di reati speciali, dei reati, delle sanzioni speciali che vengono imposte dal giudice, quindi come per esempio quelle che sono state date ai tenenti che sono stati per l'appunto processati di recente, e l'altra categoria si tratta di reati con pene pari all'ergastolo e la pena di morte. Per quanto riguarda invece il codice stradale, si dividono in 2 categorie principali, ovvero la multa leggera dell'1% e la multa media del 5%. Però c'è un reato in particolare che comporta una multa del 5% e 24 mesi, ovvero il mancato alt dopo il segnale della polizia di fermarsi, per l'appunto. Ok. Ok. Seconda. La differenza tra furto e ricettazione. Allora, ricettazione è quando una persona, diciamo che, tra virgolette, ricicla il veicolo, quindi lo fa diventare di sua proprietà. E furto è quando lo ruba. Comunque rimane targato con i dati del vecchio proprietario. Scusi. E niente, tutto qui. Quindi lo ruba... Ok, ricettazione, puoi ripetermelo per favore? È quando una persona, diciamo, il veicolo che ha rubato lo fa diventare di sua proprietà. Ok. Capitano, ma cos'altro da dire lei? No, no, il signore mi sembra abbastanza preparato, volevo solo fare un'altra domanda. Sì, sì, faccia pure. Allora, che nel codice stradale ci sono dei reati che prevedono il sequestro del mezzo, giusto? Sì, sequestro del mezzo, della patente oppure revoca della patente. Ok. Allora, lei mi sequestra il mio mezzo perché, ad esempio, sì. Non so, effettuo una gara di velocità non autorizzata, ok? Sì. E quindi mi sequestra il mezzo per quanti giorni? Per 3 giorni, una volta scaduti questi 3 giorni, il veicolo avrà la possibilità di andare all'asta. Il costo per dissequestrarlo è pari a $1,600. Ok, se io le chiedessi, posso dissequestrarla immediatamente? Lei cosa mi risponderebbe? Che non si può. Ok, per me può bastare. Ok, va bene, anche per me. Comunque, devo precisare una cosa. È possibile di sequestrarlo anche in anticipo? Ah, è vero. Sono... Dai, da poco, mille, non da tanto, però da poco, che da qualche mese sì, che sì, è possibile sono di sequestrarlo anche in anticipo. È vero, l'avevo letto. Sono 1.600 per sequestrarlo dollari. E 1.600 per esatto. Istantaneamente. Sì, sì, e la stessa cosa con le patenti. Vabbè, okay. Che era una piccola precisione che si impara con il lavoro. Vabbè, capitano, sì, voglio sì. Dire che vada bene. Sì, un secondo, mi stanno chiamando. Sì, li faccio fornire distintivo, allora? Pronto?
Vabbè, intanto mi sa che si va bene, ringrazio. Dopo, per favore, dove vi trovate? Dove sei, Alcazan? Il negozio di vestiti vicino alla centrale. Okay. A... ok, Vinewood o Downtown? Guarda dietro la centrale Downtown, ci sono le onde, ci sono dietro la centrale. No, non c'è sta un cazzo, in piazza centrale è tutto, tutto bene, sì, sì, l'acqua non si alza più molto. Sì, si va a vedere dietro la centrale Downtown, c'è l'acqua, che ci sono le onde. Adesso, dai, è andata bene, signore, bene, dai. È stato assunto. Bene. Ah, bene. Adesso comunque chiedo la conferma a lui, ma penso proprio di sì. Va bene. Sì. Sì, sì, molto probabilmente sembra in gamba. Ah. No, non lo sapevo. Ammazza. Sì, certo, direi di sì. Va bene. La ringrazio. Viene qua o no? Ah, no, ah, di nuovo non volevo essere... Scusi. Va bene. Le pattuglie come sono composte in questo momento? Allora. Come, scusa? Le pattuglie come sono composte in questo momento? Chi io è con sono chi? Da solo. Che ha bisogno okay. di me. Va bene. E io in realtà dovrei chiedere domande. Ciao, con chi sei in pattuglia? No, no, ma... ah, sei stupido al proprio. Ah, ma era è con te, ok. Ti ho detto che stavo venendo qui? Va bene. Allora, te insieme ai cavallini A. Io Broadway. Sì? Stava dicendo. E allora li faccio dare distintivo, signore. Oh, per la miseria, no? Ma dove stai? Downtown? E che è? Ci devo pensare. Ancora ci devi pensare? Veloce. Certo. Va bene, ok. Che cazzo fai con loro? Ci sarebbe un'altra persona che... sono ai miei riguardo i colloqui. Sì, la faccio venire. Mi può dare i suoi documenti, gentilmente? Sì, certo, tenga. Ma comunque il mio colloquio è finito. Ora sì, sì, sì. Certo, le faremo sapere. Sì, io ho sempre la sua email, quindi la scriverò. A posto, signore. Vabbè, posso anche aspettare qui, se vuole. Dato che, diciamo... ma tra poco ci sarà un altro colloquio, forse. Non so se... c'è una casa sicura dove andare, domani. Visto il tempo che c'è. Sì. Sarebbe il caso che si unisse agli altri. Un attimo, che devo capire una cosa. Quindi Miller stai con Rivera? No, al momento no. Fuori, andiamo in pattuglia da due, non lasciamo gente da soli. No, stiamo parlando di una cosa. Ok, quindi Ao andrà in pattuglia con Miller dopo? Sì, sì. Ok, perfetto. Rivera, quindi tu sei da solo, io sono con Broadway e poi... a posto così. No, ci sarebbe Soprano che in pattuglia sì, è nella radio col capitano, ma è da solo in teoria a giro, quindi... Soprano, mi dicevi? Soprano? Vabbè, appena sì, Soprano risponde alla radio... ho sbagliato. Va bene, arrivederci. Ma arrivederci. Arrivederci. Salve. Derek. Sì. Vieni qui. Prova. Meglio. No. Te come ti vedi? Tu Alcazan dove sei? Allora continuo.
Qual è la centrale di Downtown adesso? Proprio scusami, di Winewood. Ok, va bene, adesso facciamo un altro bando qua con... Da chi sei con l'auto privata? Prova. Eh? Perché sei con l'auto privata? Perché la mia non potevo spawnarla, praticamente la tiro fuori. Ma metti la... Metti, prenditi la... l'Explorer, no? Vado a cagare, non prenderò mai. Al massimo prendo il Tao e Undercover. Vabbè, dopo andiamo in pattuglia insieme, io guido io. Vai, vai. Nada, andiamo dal barbiere, dai, okay. Dammi la maschera, così ti sistemiamo. Perfetto. Bene, signori, bene. Direi che... Aspetta. Tanto che sono, prendo un'altra bomba. Arrivo subito, ragazzi. Ma tu ti prendi queste bombole, che è? Perché puoi andare sott'acqua. Ma che ci sono le bombole veramente qui? Sì, sì, mi raccomando, Emily, prendine una. Ma non l'avevo visto, non pensavo. Io l'ho scoperto io oggi. E visto quello che sta succedendo, mi sembra il caso che ce ne forniamo tutti di una. Pesano cazzo tantissimo, pesa. Però. Quanto cazzo pesa? 15. Ecco perché non stava in tasca. Sono... Dai. Ma... Maya? Sì, Maya. Michelle? Ma devo indossarla o... Non la indossare, Emily. La indossi solo nel momento in cui sei in acqua. Ah, ok. E mi raccomando, non aprite porte con le bombole d'ossigeno addosso perché fanno puff. Può venire un secondo, signorina? Sì, arrivo subito. Michael, siamo qua, se vuoi venire ti aspetto. Ma che funziona qua? C'è la bombola sotto scala. Ok, ciao. Fammi vedere. Dritto, vai dietro. Mi dai 2 secondi? Sì, ti dicevo. Posso farmi per farmi un giro di pattuglia? Sì, ma sto parlando ai città? Sì, sta badando ai cittadini del rifugio. Stai con Soprano? Non voglio troppa gente da sola io. Allora, altrimenti vuoi che vada con uno sceriffo? Vabbè, vai da solo, non mi fido di te. Vai a fare cazzate. Va bene, nel caso di problemi contattelo immediatamente. Sì. E come funziona sta bombola? Quanto pesa? Io non riesco a metterla. 15 kg. 15 kg? Sì. E la usi solo una volta? Non lo so. La bombola subacquea è il contenitore ad alta pressione preposto al trasporto sott'acqua della riserva di gas respirabile necessario per la respirazione durante l'immersione. Ciao, Dorin, top. Salve. Salve. Faccio l'annuncio per prendere la bombola io. Ma come funziona? Se l'equipaggi può andare sott'acqua. Ok, puoi toglierla, puoi rimettere. No, solamente una volta l'equipaggi, poi dopo si apre la porta e sparisce. Tutto bene, gente? Sì. Il temporale mi sta mettendo ansia. Sì, soprattutto gli squali che cadono dal cielo. Sono balene. No, c'erano anche degli squali. Oh mio Dio.
Uno scuola martello è caduto sul prato della villa del presidente. No, ma è preparato, forse non lo so perché, però vabbè. Ah. Qui Michelle, ragazzi. Era qui fino a poco fa. Di là. Dritto. Sta parlando in privato col capitano. No, di qua. Amica, punto. In armeria di così, Michael Waves. È una bella lettera. Di qua. Cioè, sicuramente magazzino dove è per abusare poi okay, dove è... Tutti gli agenti vengano pure qui a Weimar a prendere la bombola di ossigeno. C'è 4. In caso di emergenza, tutti qui a prenderla. Sì. Qui parla Wilson ai medici, mi ricevete? Ma è per tutti. Avvisiamo a tutti i medici che se potete per caso di emergenza potete venire a Vinewood a prendere la bombola di ossigeno. Per tutti, Dani. Sì. Va bene, ricevuto, lo comunico. È per tutti la bombola? Sì, per tutti. Ho fatto l'annuncio? Sì, l'ho fatto, non l'hai detto. Ok. No. Sceriffi, mi ricevete? I miei pensieri in bagno. Sceriffi? Sì, dimmi. In caso di emergenza volevo avvisarvi che potete venire a Vinewood alla centrale di polizia a prendere la bombola. In caso di emergenza potete venire a prendere la bombola di ossigeno alla centrale di Vinewood. No, aspetta l'ignoranza, che serve la bombola di ossigeno? Se affoghi sott'acqua c'è la bombola di ossigeno. Ah, ok. No, bello. Grazie gente, grazie. Salve. Quando si prende la bombola? Sì, dentro quella stanza di giù in fondo, nel sottoscala. Ok, però comunque grazie. Bello. Prego, che magari metti che appari i miei... Trovi l'acqua, ecco, ti può servire la bombola. Pesa 15 kg, quindi. È dentro la stanza laggiù nel sottoscala, giù in fondo. Sotto la scala? Nel sottoscala. Allora cosa? Devi fare altri colloqui? Sì. Mi ricorda che ti metti gli stivali? Perché non trovo stivali che stiano bene con questi pantaloni. E poi se sono scarponcini più grossi, quindi non mi dà l'acqua. No, devi proprio cambiare, sono... Come è volta bomba di ossigeno? Tutto uno, capito? Vabbò, Artic, penso che ti prenderà comunque. Guarda la live, grazie per essere stato con me. Cosa? Com'è che va usata la bomba di ossigeno? E se trovi sott'acqua, la indossi e la respiri sott'acqua per un po'. Basta che faccio uso, vero? Esatto, però se tocchi la porta, apri la porta con la bomba addosso, scrivi anche parisce. Che pesa. Infatti ho già detto tutto questo zeno, è un bug. Quando vengono qua lo diciamo. Eh? Quando vengono qui glielo diciamo. Ma magari si preparano per prendersene il più possibile, capito? Salve. La bombola è nella stanza laggiù in fondo, pesa 15 kg, quindi. Grazie, sì, perfetto. Salve. La bombola può prenderla giù in fondo, dritto sotto scala, pesa 15 kg. Che cazzo è? Io sono subito di qua. No, dritti. Ma che gente facile in centrale? Di là, okay. No, è per la bombola per tutti i cittadini. Dov'è Derek? Ma lei chi è, scusi? Dov'è andato Derek? Vabbè, dov'è Derek, ragazzi? È andato fuori un attimo, non è che è morto, Calma, Michelle. L'ha presa? Salve. No, dove sta sta bomba? L'ha messa in valigia. In fondo? In fondo nel sottoscala. Sì, dietro la scala. Valigia. Cosa? Vabbè, il signore non arriva. Arrivederci, Bibi. Arrivederci, figli maschi. Arrivederci, gente. Arrivederci.
Derek, andiamo. Yes. Dove è Waves? Dove è andato Waves? Waves è ritirato. È scappato da un abbraccio. Ma come? C'è un altro bando da fare? Arriva, arriva. Fanno... Anch'io. Io tra un po' mi vado a fare un giro. Sì. Sì, vengo anch'io. Aspetta, mi devo assentare perché... devo andare un attimo in bagno. Sì. Salve, buongiorno. Salve. Che dottoressa? Se vuole la bombola? E che bombola è? L'ossigeno? Che cos'è? Sì, l'ossigeno. E che mi... no, è... Beh, non ha visto l'acqua che c'è in giro, potrebbe finirci dentro un giorno. Signore? Sì. No, sto pensando... Decido lei, tanto se vuole la bomba si trova nella quella stanza di giù, in fondo sotto la scala. Quando sotto la scala? Bene. Che era questa? Sì. Questa. Signore, vada pure, giù in fondo. Giù in quale stanza? In fondo, questa? Quella di dritta davanti a lei, in fondo, giù in fondo deve andare. Ah, che ne so. Niente, sono chiuse, devo andare. Dottoressa, ne ho prese tre, se per le va bene. Tre? Ma quanto cazzo di nuovo c'è da te in tasca, lei? Vabbè, va bene, appena canteremo. No, ancora... Non, entra... non la usi mentre non è in acqua, perché tanto appena tocca una porta poi sparisce. Guardi, sono un pescatore, quindi... Ottimo, va bene, arrivederci. Benissimo. Vabbè, vado a nord, vado, torno a casa, diciamo gli altri, grazie. Da. Salve. 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 Vuoi venire a prendere la bombola? Mm-hmm. Ah sì. Prego, quella stanza lì giù dritti in fondo sotto le scale. Ok, grazie. Ok, grazie. Arrivederci, prego. Arrivederci.
Ciao Demi. Dov'è pronto? Oh, ecco, è apparso. Salve. Oh, Waves. È tornato? Non li sento. Ti sento. Signori, chiedetemi una cosa. Sì, prego. Quante barriere vedete in giro della centrale? Una qui. Una. Solo questa qui? Una. Va bene, a posto, bene, grazie. Ok, va bene. Arrivederci. Arrivederci. Tutto ok, sta andando bene qui, dai. Salve. Salve, sergente. Aspetta, ah, ti trovo un breve. È arrivato adesso? Vabbè, se sei capitano puoi ancora parlarne. Perfetto. Mi scusi, ho avuto dei problemi, mi sono trovato con la moto. Chiamo il capitano, vedo se vuole ricevere. Grazie. Waves? Sì. C'è un'altra persona che vuole fare i bandi, vuoi venire qui o facciamo domani? Io li farei domani. Fai domani, va bene. Ok. Ok, allora gli dico di venire domani. Presentarsi domani pomeriggio. A posto, salve, ciao. Signora, signora, era troppo tardi, i bandi sono iniziati circa, l'avevamo fatti a uno privatamente un bel po' di tempo fa, diciamo una mezz'ora fa, poi ora mi dispiace, è troppo tardi. Può venire domani. Purtroppo è così, sono giornate, guardi, non si è visto quanto piove, quanto è allagata la città, sono giornate piene di lavoro. Non si preoccupi, la capisco, a domani, buon lavoro. Sei tu che mi hai fatto il poke? Se vuoi, dai, mi vieni a fare i bandi. Sente? Sì, sì, la sento, vada pure, apposta. Ho detto, non si preoccupi. Sì, sì, apposta, apposta. Eccoci. Demi, se vuoi, wifi, vieni in polizia. Microfono disattivato. Acca, dove sei? Vieni, vieni, che a casa, andiamo via, andiamo in pattuglia, vieni. Devo andare a prendere Alison senza macchina. Se no, bisogna andare insieme. Non è medico. È senza macchina. Vabbè, so li andiamo a prendere con l'esplorer della polizia, cioè. Tu dovresti mettere via questa auto privata, tu. Cioè, che cazzo che mi pare, quell'auto privata. E dov'è Alison? Dov'è Alison? Vabbè, intanto vado in centrale a cambiare veicolo io. Aspetta. Dove stai? Dove c'è? Dai. Dimmi. Io sono. Sono in centrale io. Sono in centrale di polizia. Serve l'auto di servizio. Dai, vado un attimo a prenderla io. Ok, a quanto pare. Ok. Ma certo che ti prendo come collega, certo che se passi i bandi collega, ovvio.
Tu dimmi quando ci sei, che andiamo in pattuglia poi. Sì, sì. Vado un attimo a prendere la porta, a prendere gli EMS. Uh-huh. Non so dove vada lei. Dentro l'ospedale sono i veicoli dell'EMS. Non è sott'acqua l'ospedale? No. C'è crania a tutte le pattuglie della polizia, grazie. 10-4. Vi riceviamo. Abbiamo due. Posizione pattuglie via terra, via aria. Tutti via terra. Abbiamo due al Benny. Ok, con la volante? Giusto. 10-4. Adam 3? Adam 3, dove vi trovate? Siamo in zona tribunale. 10-4, Adam 5. Adam 5. Vabbè, segreteria invece siete centrale? Siamo in riunione al momento. 10-4. Siamo in centrale. Vengo ad aspettarvi l'ospedale io, Agatha. Come? Vengo ad aspettarvi in ospedale io a te. C'è bisogno di qualcosa? Emily? Sì, ci sei. No, no, l'ho vista. No, l'ho vista sfrecciare e mi sono accostato. Siamo tanta, vabbè, ciao. Ciao. Emily? Dimmi. Vieni. Elisa viene con noi in giro, Con l'auto polizia? Sì, tanto meglio. Sì, infatti, va bene, possiamo farlo. Dove siete? Venite in centrale di polizia che vengo a prendere. Aspetta, andiamo a prendere un po' di provviste. Sì, dove siete? All'ospedale allora vengo, ci vediamo all'ospedale. No, stiamo andando alla Casa Bianca. Perché? E poi la porto in ospedale, perché alla mezzo là lei, come me. Vabbè, allora vengo a prendervi lì su. Vieni lassù, dai. Vengo che deposito il mio mezzo. Sì, perché vabbè, depositano in alto, perché non sia mai che magari tra poco l'acqua si alza e non riesci più a prendere la città. Facciamo polizia e medici insieme, così almeno abbiamo pattuglia unica. Sì, perché lei è preoccupata se chiamano i medici, ho detto non c'è nessun problema. Tanto prende la chiamata e vediamo insieme a lei. Tanto non penso che ci saranno tante rapine e altra roba. No, non penso. Poi non interveniamo, al massimo la scarichiamo da qualche parte, in un garage. Andiamo via. Tanto la lasciamo prima, tanto lei è un medico, quindi non la possono toccare. Esatto. La lasciamo prima e poi interviene appena è finita la... Ok. Poi qui sono momenti un attimo di un evento diversi, quindi in teoria polizia può stare in supporto col medico. Sono quasi alla Casa Bianca io, voi dove siete? Dietro, al garage dietro. Perfetto. Si è già vestita come medico lei? Qui dalla segreteria centrale, chi delle unità è al rifugio a Vineford? Adam 3. La roba che sembra senza cuore.
Potete ripetere per favore che non ho sentito? Ho detto, dirò una roba che sembrerà da senza cuore, ma è pieno di figli di puttana criminali che rubano macchine e noi glielo lasciamo permettere perché c'è sta la pioggia. Lo so. No, in realtà non possiamo lasciarlo permettere. Non è che possono fare tutto quello no, che ragazzi, in teoria no, se vedete persone che rubano dovete restarci. Cioè, qua ci sono macchine rubate davanti alla casa. 30 persone dentro la casa dell'ex vicepresidente, belli ammucchiati, senza il permesso. Ho capito che c'è sta la crisi, però non è che sono siamo diventati anarchia. No, beh. ragazzi, vedete cose illegali, voi le agire. La gente sì, deve... è tutto illegale. Allora, il primo che ha permesso di entrare dentro sta casa abusivamente. Ma quale casa? La casa qua dell'ex vicepresidente, questa qua, la piscina fuori. Ah, non lo so, io sono la casa qui, questo tempo. O la prendo la luce. È tutto scoperchia. Allora, facciamo una cosa, iniziate a far sloggiare tutti lì con le macchine soprattutto e li portiamo. Ma aspetta un attimo, non c'è la sceriffa che chiedeva l'autorizzazione per il sequestro della casa? Il sequestro della casa? Oi, sì, perché siamo qui. Siamo qui. Adesso arriva. Sì, non ti sapevo via radio. Allora l'utilizzo della casa non è sequestro. Ragazzi, la casa quella va in mood è sequestro da parte dello Stato. È stato utilizzo da parte della polizia e dello Stato per rifugiare le persone, è grande quella lì. Quindi non pensate male quella lì, Vabbè, comunque quelle macchine lì vanno fatte sparire, quindi conviene far salire tutti su alla casa presidenziale a lasciare la macchina e poi li portiamo. Mark, non l'ho più visto. Così, Adam 2 organizzate voi, Adam 2 organizzate. Ma mi servono antidrolici? Io sto pigliando il pullman, quindi. Va bene, allora Adam 2, sloggiate la casa, fate sloggiare la casa intanto. Ok, allora. Sì, però come fanno a capire che le macchine rubate, quali no? Vabbè. No, chi se ne frega? Tutti, non ho capito. È un gran metagame leggere la P, in realtà non esiste la P. Allora, dobbiamo far spostare tutte le macchine dalla casa del Cavallini? Presidente. Mi portare tutti nella garage della casa presidenziale. Ripeti cosa hai detto? Allora, l'operazione da adesso è questa, si chiede a tutte le persone di andare a parcheggiare i propri veicoli alla casa presidenziale che li aspetterà un pullman che li riporterà indietro. Perché, troppi veicoli, troppi disordini lì fuori, cioè. Che vado a comunicare ai cittadini. Sono in stato di emergenza. Fate sia un annuncio che anche mia voce dalla gente che vedete lì. Ragazzi, sentitemi un secondo. Voi fate l'annuncio e io parlo con le persone. Signori, ascoltatemi un attimo, per favore. Dica. Parlate con le persone che ci sono dentro, dopo che l'avete detto a tutti di spostare i veicoli che altrimenti li sequestriamo, fate i duri, fate un comunicato, un annuncio, vi mettete d'accordo per chi lo fa, così tutti i veicoli vengono portati su, prendiamo un pulmino e li portiamo tutti giù a piedi, così tutto più pulito. Ok. No, io non sono d'accordo con questa linea, però vabbè. Oh, stai facendo io annuncio. Ok, ma poi un attimo, ma se qualcuno dovesse volesse muoversi? Au o... Marti, qualcuno può venire un attimo in radio con me? Adam, arrivo io. No, non posso, mi spiace. No, noi. Comunque li sto facendo trasferire tutti. Adesso stiamo facendo spostare la gente dalla villa qui sotto, qui sopra con le macchine, le parcheggiano tutte qui su. Ragazzi, a me è rotta la sì? macchina, sto e poi dopo. Ma dove cazzo sta? Portano giù le persone. Siamo qui fuori dalla casa presidenziale, davanti. Le macchine qui e Cristo loro Santo, continuano a stare nella villa? Esatto, poi li portiamo giù con un autobus. Ok. Vabbè, io non oddio! No, oddio! Ok, finita. Oddio. Aspetta, salgo dietro, salgo dietro. Ti piace la nostra divisa impermeabile? Sì, moltissimo. Aspettiamo qui la gente che arriva su, tra poco arriva un po' di gente, okay. Quindi andiamo di qua. No, ma dammi, la casa rimane, solo che facciano portare sulle macchine, le facciamo parcheggiare qui dietro. E poi quando si è ordinato tutti i veicoli che ci sono fuori, che è tutto disordinato, allora a quel punto lì
Allora, a quel punto facciamo far tornare la gente giù di nuovo con un autobus più ordinato. A posto? Sì, sì, stavo comunicando cosa succede, scusate. Signori, chi è che si occupa del ci sto trasporto? Prendendo ha parlato col governo, radio, quindi è parlato col governo, quindi okay, allora. Sì, sì, io non c'è problema. Poi puoi tornare alla palestra? Sì. Ok, ottimo. Ok, sì, fate venire tutti lì. Io stavo prendendo gusto. Puoi chiamarlo come volontariato, quindi questa. E infatti, sto dicendo volontariato. Ma ci stavo prendendo gusto con la radio, eh. No, ci sta, vero, è bella la radio. Comunque ragazzi, una cosa, cioè se quando prendete i veicoli non vostri da qualche parte, cioè, gentilmente portateli interi, non portateli senza la portiera e tutti rotti, per favore. Almeno riparateli, cazzo. Ecco, erano i primi. Di là, di là. È arrivato un primo veicolo. È arrivato un primo veicolo qui alla casa presidenziale. Il pullman che pullman. Quello passò e giù. 3-2 minuti. Prego? Signori, tutte le persone. Tutte le persone stanno arrivando alla casa presidenziale, eh. Magari entra dentro quel pulmino e ti posteggi vicino a noi, quindi ma entra scusa, dentro la casa. Ma scusa, dove vengono portati? Io ho lì la casa. Signore? Attenda qui che arriva il pulmino. Vado fuori a vedere se arriva qualcun altro. Attenda un attimo che arriva il pulmino, eh. John? Prego, di qua, di qua. Ma dove li prego. Vengono portati? Vengono riportati di nuovo giù alla villa. Al rifugio dove sei venuto a prendermi, esatto. Mark? John, e dica. Che ti chiedo, per caso ti hai qualche birra? Oh, no, tu sei lì. Sei lì, tu indirizza le macchine qui dentro. Ok, va bene. E manda dentro anche il pulmino, ok? Mandalo dentro il pulmino. Va bene, vai dentro, vai pure di là. Sì. Che bella è sta divisa. Ma che bella è sta divisa, vero Alison? È troppo bella. Quell'impermeabile. Vorrebbe entrare con quello là. Sì, ma si mette qui adesso. Dove lo parchi? Qui si mette col pulmino. Pulmino, mettilo qua. Sì, aspetta. Voglio dire che deve fare domani. Cristo santo. Ehi, pollo. Giusto, un po' rotto? No, è tutto a posto. Io lo vedo a posto. Vabbè, chi è questo? Sono io, Wilson. Sì. Mi prendo la chiamata. Ecco, sto facendo un po' di trasloco. Vabbè. Molto bene. Ma lo vedete rotto voi il camion? Il bus? No. Ok. Già rotto così, bello. Partiamo benissimo. Che spazio. Io ho un po' di paura. Un po' rottino io lo vedo, Boh, io lo vedo a posto. Se ci salgo qui sono prendo io la chiamata. Sì, vai. Ma come lo vedi? Molto spaccato, tipo. Sì, infatti, un po' rotto. Vabbè, sembra... no, è tutto a posto, ragazzi. Ma scatolette di torno. L'importante è che funzioni il motore. Salite pure a bordo, intanto. Allora. Così vi riparate dalla pioggia. Capiamo. Andiamo a scuola.
sa che non ci stanno tutti, Chi interrogo per primo? Signor Totò, lei. Aggiorno, io no, lui è andato prima. Capito, Emily. Che c'è? La gente le serve da bere, c'è della birra analcolica pure. È in tre. Ani giorno. Sì, sì, Il problema è avuto quello, sto andando io al garage. Edison è infermiera volontaria. Non sto salendo nessuno. Devi rimanere a 14 minuti okay. Da vicino, volevo raccattarne qualcuno allora, per fare magazzino. Prima, il primo giro inizia a fare, poi torno su di nuovo. Rimane a 14 quando vado. Ok, signori, partiamo. Andrea, dove andiamo Andrea? E beh, poi vengo a sorprendere gli altri. Va bene, noi andiamo intanto giù, andiamo in pattuglia noi intanto, pattuglia medici e polizia insieme, dai. Facciamo un po' di pattuglia insieme, se qualcuno ha bisogno. Se posso che sono in globo, non ci viene. No, me lo porto io. Me lo porti tu. Ma il pulmino, ma... Ma lo vedo un po', mi sa che lui non vede. Signori. Aspettate, mi sa che non vede qualcosa se allega. Eh sì, lo so. No, infatti io non vedo niente, vedo il prato aperto. Vabbè. Stiamo aspettando un'altra persona. Comunque qualcuno può rimanere qui. Guarda un po' più dietro, C'è il collega lì nella macchina, guarda un po' più dietro. Oh mio Dio. Oh, io non vedo un cazzo. Eh sì che io ho tanti, praticamente... Tutto il minimo. Signori, per favore, fermate lo spostamento dei veicoli. Però lo vedo. Beh. Oh, in realtà era pellicolato polizia una volta questa. E te stanno andando addosso allo sceriffo. Ma come sei non lo vedi lo sceriffo, scusa. Io, li sto a fianco. Lo stai grattando, porca troia. Ma cosa? Non è vero. Scusi. Ma non lo sto grattando. Vabbè, io... Senza parole, vabbè. Ti hai fatto un mazzo, guarda là. Ma io lo stavo a fianco, li stavo tante cose. Vabbè. Guarda qua, tutta la macchina strisciata. Devo dire che in effetti sei andata un pelino addosso allo sceriffo. Ma io non sono andata addosso. Perché c'hai problemi. Sei rallentata, sei. Diciamo che la macchina adesso è imbarcata, però. Adesso andiamo ad aggiustarla. Cristo santo. È sempre così la... niente, va dritta. Non sono andata dritta. Alison, adesso imparerai la guida di sua, Emily, ti prego, sono incinta. Cazzo, è vero, è incinta. Ti prego, sono incinta, ti prego. È vero, lo piango. Assolutamente che vuole prendere sto schifo di Explorer, Ma con cosa vuoi andare in giro? Con la vista, mio? Con l'undercover devi andare no, in giro. No, al tavolo fa schifo. Allora andiamo in giro con la merda, perché non... Ma tanto la so guidare, adesso vedrai che guido bene, dai. No, ma guida bene, Emily. Ma è vero che Marco odia come odia. Guarda, se lei guida bene, io guarda, sono Mastrolindo. Mastro che? Mastrolindo, pulisci. Allora puoi cominciare a pulire. Esatto. Oh Cristo. Che c'è? Ho sentito una esplosione. Ma c'è un ombrello qua. Un ombrello? Vedete anche l'ombrello? Qui alla destra. E niente, se l'hai portato via l'altra macchina. Perfetto. Madonna, Emily. Andiamo a riparare la macchina giù a Benny. Madonna. Sì, se riusciamo ad arrivare. Sì, ci arriviamo. Tutte le macchine si ferma, guarda, tutte le macchine abbandonate. Vi ricordo che se avete qualsiasi tipo di infrazione... Dovete agire, cioè non è che scusiamo bene. Oddio. Non c'è anarchia. Non vedo più. È solo un po' d'acqua. Provo a vomitare. Credo che la strada che stiamo per fare non penso sia possibile. Ma com'è che gira e rigira sto sempre io con te in pattuglia? Non penso sia possibile, infatti, passati qua. Era quello che intendevo, Emily. È un casotto. Devo andare di qua, di questa parte che non c'è l'acqua.
perché sei bellissimo, Mark. Emily, non può resistere al tuo fascino. No, ma io mi diverto troppo andare in patrulla con lui, perché cioè, ci divertiamo, il nostro feeling da colleghi. No, ma veramente siete bellissimi insieme. Non lo penso solo io, eh. Come si capotta lei con la macchina, non si capotta. No, no, seriamente, Mark, Emily, non lo penso solo io. Avete appena ricevuto i complimenti. Ti sei perso questo? Palo? No, tesoro. Beh, lei c'è riuscita con palo. Signore? Santo cielo. Sì? Mi siete persi? No, no. No. Ah, ok. Tutto bene, tutto bene. Ho tutti col cellulare. Di che cellulare? Ragazzi. Stavo controllando. Magari quello che guida è meglio di no. Mi sono accostata, infatti. Possiamo, facciamo un annuncio dove diciamo che. Stavo parlando. Varie analisi fatte dal nostro dipartimento e da quello degli sceriffi, abbiamo deciso che il posto più sicuro è quello dell'Labirinto. Chi vuole e chi ha bisogno di un posto sicuro venga su al Labirinto, degli altri ormai non ci frega più un cazzo, perché è da stamattina che siamo dietro a tutti quanti, quindi stare qua, si tra le macchine, avere polemiche da chiunque non ho voglia, diciamo che quello è il punto. Sì. Facciamo un annuncio prima noi, poi praticamente mi ha risposto dicendo che neanche loro sanno che d'accordo, e la chiudiamo qua, quindi per favore. Sicuro che labirinto? Cosa? No, sei sicuro che labirinto, perché è un posto, sono stato un posto un po' molto battuto scoperto, in cui ti ho nell'80% della superficie lì. È un posto in cui piove troppo, non è che sia molto di. Non c'è un interno. Infatti. Avete altre proposte, signore? Quella andava benissimo. Quella qual è? La villa. Questa villa? È accessibile all'interno. Ha un giardino. Oddio, guarda a sinistra. Mamma mia. Dimmi. E dov'è il posto per le macchine, signori? La gente va alla casa presidenziale, qualcuno li porta giù. Sì. Ok, e se c'è una persona che ha bisogno di una macchina, facciamo buona un fortuna. Servizio autobus. Che ne so io, ho trovato un posto vicino un parcheggio. C'è uno che deve uscire oggi e domani... Vanno in elicottero con Nello. Trova qua, chiama... Ma elicottero con Nello? Sì. Oddio, non puoi volare con questo tempo. Almeno lì hanno le zone pericolose. Oh, madonna, mi sono appena entrati in banca a $231,500. Avete altri posti aperti con un parcheggio ampio? In bocca al lupo. C'è in bocca. Io voluti bene. No, mi è appena arrivato un versamento. Il fatto che mi hanno versato in totale $231,000 in tasca. Che bello. Se si alza l'acqua voi. No, scherzavo. È che per. No, ma non abbiamo altri auto parcheggio. Pensa, okay. Io sono volontaria. No, ma mi sono diventata i soldi perché sono diventata responsabile degli stipendi. Sì, dove prendi? Ma tu guarda qua, Allison. Vabbè, è lo stesso punto da cui prendi la Madonna. Il problema è che abbiamo un accesso interno. Non c'è più il burger shot, Allison. Il problema di qua è che se si è in tanti... Non c'è più il burger. Anche quello vengono in macchina del che dell'inquietante qua, sì, infatti. Ma e se andassimo a comprare una barca per il futuro? Cosa? E se comprassimo secondo una barca, facciamo me colletta? La villa qui non ha dove sono le miglia, al 911, però non c'è l'interior, non c'è il problema. Dai, c'è il vigneto? Ed è sicuro. C'è il vigneto? È troppo vicino al fiume, se quella col vigneto. Stava uscendo tutta l'acqua oggi. Non è proprio lì. A casa tua? C'è l'acqua? Oddio, alle 2 del pomeriggio non c'era. Vuoi che andiamo a vedere? Sì, quel fiume lì oggi stava completamente straripando. Mazza come corre. Tutte le strade attorno sono inondate. Boh, mi pare di no. Cioè, io pensavo sai cosa, però... Ma forza il fudo come preso? Male, non ci riesce ad arrivare, strade inondate. Siamo della merda? Abbastanza. No. Andato a controllare lo human. Ma c'eri solo tu sull'elicottero? Con Nello non ti lascio andare. C'è un posto decente, ma è un po' di terreno. Quindi ci piove sopra? In faccia gente. Non mi lasci andare con Nello? No. Ci piove addosso la gente. No, Human Labs è di fianco alla costa. È pericoloso. E infatti, ero andato con poi con l'elicottero? No. Non stare in cielo né in terra andare con l'elicottero. Beh, guarda, io sono qua con voi, quindi. L'unico interior
in alto e questa casa qua. Questo dove siamo ora? Sì, sì, senza che vi sciabbernate troppo. E l'unico posto invece, secondo me, dove si potrebbe stare è dove ci sono i nudisti. Dove ci sono? I nudisti, lì che c'è sta... I cannibali. Il problema è che c'è il vino di rocce, c'è la montagna sopra che crolla... ho capito, dove ci andiamo? Qua c'è sta la diga, non è composta in alto. Ma la diga è vuota, Sì, la diga è vuota, ma... non sarebbe pericoloso l'elicottero con sto tempo, scusatemi? Infatti, non deve andare con l'elicottero. Voi non dovete ragionare, non dobbiamo ragionare ad adesso, perché adesso è... Appunto. E dopo... Ma invece a quel punto quanto è elevato il 192, quello a est? Occhio che poi la Wilson si incazza, Quella zona là delle fabbriche, 192, quanto è in alto? Ah, io gliel'ho detto, no, Emily. No, è elevato. No, non è tanto elevato di... No, quasi niente. Sentite un attimo. Fate una roba fatta bene però, perché sta boccata qua è veramente inguardabile. Siamo dentro la casa di qualcuno senza dire più un cazzo. Questo da parte della polizia non esiste, si chiede il permesso per utilizzare una casa. Chiediamo il permesso per utilizzare questa casa e utilizziamo questa che sembra sicuro, almeno per oggi. Però le cose fatte bene, no? Così qua ci infiliamo, tanto siamo la polizia. Io gli avevo detto la città di chiedere al procuratore intellettuale. Non esiste questo. Che casa mia non c'è più acqua. Non c'è acqua ancora. Ah, si sono licenziati tutti. Sei licenziato, sei licenziato anche tu, dice, perché. Cazzo. Morale. Chiediamo un permesso al governo come si faceva. No, questa parola di radio. Tanti problemi sulla radio abbiamo. La casa ci vuoi scegliere dove andare? Basta. Non lo so. Sì, ma non lo sento. Sta bisbigliando? Sì. Lo so. Cioè, se no stiamo ascoltando. Sta sentendo via radio. Sta ascoltando. Non c'è posto per auto. Capito? Si sente. Tutto anch'io non ho imparato, allora, mai sto ascoltando. È questa, è vedere a che livello arriva l'acqua. Dopo sì, ma quando si vedrà a livello dell'acqua nuovo? E chi lo sa, quando sa? Adesso siamo al sicuro, comunque adesso è bassa ancora l'acqua. No, ok, ma capite che dobbiamo già preparare la prossima mossa, non possiamo aspettare che salga. Vai là un attimo a vedere, vai un attimo a vedere la mossa. Quale? Quello che ti ho messo. Okay. La prossima mossa, no, la prossima mossa basta rimanere vivi, cioè se vuoi anche un caffè. Che cosa è? Ma Monteciglia lo escluderei visto che sinistra è spontaneamente. Madonna, mi ho avuto problemi di vista con questi furbi. Che organizziamo stasera, ma organizziamo qua una roba fatta bene. Non ci devono essere macchine civili. Ragazzi, se andessimo tutti in una stanza unica di radio, così possiamo parlare senza dover premere sul pulsante. Andiamo a entrare in qualcuno? Sì, convoco anche io. Dio santo, ogni volta che passi di qua. Ragazzi, però non andare paura. A posto, Perché? Va bene. Esplode qualcosa qua a sinistra. Vediamo di non far casino. A brevetti ci sposteranno tutti in un'unica radio, quindi dovremmo stare zitti se avessi niente, quindi all'esame per non parlare di tutto. E stiamo decidendo su dove andarci a rifugiare. Capito. Ma è il... che cazzo di punto è sto, fammi vedere? È Vinewood, no? Sì, è bello alto qui, Però non c'è nessun posto interno dove potessi rifugiare la pioggia. Aspetta, fammi vedere. Spaccato il vetro, perfetto. Cristo santo. Mannaggia, adesso viene dentro pioggia e... È Mark che l'ha rotto. Non ti lamentare, amore. Mark, sempre non perdere il vetro. Ma che cagacazzo che è quando sale in pattuglia. Sì, infatti. No. Sicuro che non ci sia manco all'interno, niente. No, non c'è nessun posto interno qui, tutto fuori, tutto fuori. Ah, ok. Tutto fuori. Non c'è nulla qua di interessante, via.
teatro del 717 che c'è qualcosa di interno? Il posto, no, è solo interno, sono gli unici interni, sono l'unico interno più alto che abbiamo fino adesso, quella villa lì. L'acqua si alza ulteriormente, dove la villa lì siamo nella merda, raga, non c'è più nessun posto interno. Dimmi. Quelle ville vicino al lago, le ville che siamo andati a vedere per il matrimonio, non c'era nessuna che aveva l'interno? L'interno no, siamo stati oggi io e il primario, nel pomeriggio. Siamo andati a vedere tutte quante. Cioè, quella che delle abitazioni, però è un garagetto praticamente, quello vicino alla piscina. Siamo stati anche in quella dove hanno fatto le ragazzi, il concessionario, l'asta, e anche lì tutto chiuso. Ah, però che bisogna spostare un attimo di raga. Sei entrato nel... Adesso non posso parlare un attimo. Ok. Raga, che succede? No, quindi c'è della radio TAC. Okay. Microfono. Arriva. Intente è andato in un altro canale. Intente è entrato nel tuo canale. Che succede? Dobbiamo parlare. Riguardo... Io non sento che parlate. E ora no, però tipo quando dopo parliamo bisognerà parlare più posto. A quel punto là sei andata a vedere quello che ho messo? Sì. Ah no. Dimmi. Che cos'è che parla? Ma è successo qualcosa? No, dobbiamo organizzarci per domani perché non possiamo usare questa vita. Agibile garage centrale. Sì. Ma se usassimo tipo la miniera, che non è nessuno. Oddio, no, non penso. Però la miniera è troppo buia. Vabbè, però è sicuro come posto. Eh sì, ma se per caso iniziasse l'acqua morirebbero tutti. Eh? Se nel caso dovesse innalzarsi troppo l'acqua, dovrebbe morire. Ma figa, è tanto tutti. In alto la miniera, eh. E tu non puoi sapere quando si innalzerà. E vabbè, qualsiasi punto non è sicuro, cioè. Persino quella villa là non è sicura. Vuoi vedere cosa c'è lì? No, io già il fatto che siamo entrati in questa villa senza permettere. Salve. Occupando abusivamente. Ci fate qua? No, niente, scusi, devo rispondere al telefono, non volevo girare mentre avevo il telefono. Te palle. Non c'è niente. Microfono privato. Interni, fai vedere. No. Questi qua a destra non ci può entrare, vero? No. Quello della prigione, quella dove facevano i processi una volta, ma mi sa che sia sottoterra quello. C'è. Torre o quello? Dori. Microfono attivato. Dovete andare al ritrovo giù, vi posso portare io col pullman. Non sento. Vai qua, prova ad andare qua un attimo. È l'ex università. Cazzo, vai là un attimo. Mi sa che è sulla terra però. E poi non è molto alto. Ragazzi, io sono sulla casa presidenziale, non so con chi sono, occhio, Cosa? Vi avviso subito, casa presidenziale, occhio. Probabili casini? Ho bisogno di backup casa presidenziale. Arrivo io. Arriviamo. Ma che c'è in casa presidenziale? Non ne ho idea. Vado a fare un'auto. Me ne fotti, te ne andiamo a vedere dei luoghi. Ma infatti delle macchine che stanno in giro, ma che cazzo, sono delle persone dentro di mio. Chi cazzo va a prendere le persone in questo tempo? E dov'è la mia volante? Ti vanno come piazzi, ti corrono come pazzi. Cristo santo. Andiamo a vedere l'ava. Arrivano due agenti della segreteria. Casa presidenziale? Casa presidenziale? Ok. A 909 e 910 come stanno presi? Venite tranquillamente, sono con un mimo dentro il pullman. Gli altri due se ne sono stati. Che succede, ragazzi? Mimo dentro il pullman.
non fa le domande, ok? Non voglio ascoltare altro. Cosa c'è qua? L'università. No. Che cazzo è? Fai te. Dove hanno fatto un'asta una volta, mi ricordo. Sì? Sì. Entra un attimo. Non è più il primo concessionario, hanno fatto un'asta qua. Ma non c'è l'interno? No, nessun interno. Nessun interno? No. No, l'interno più alto che abbiamo è quello lì. Edison. Ma l'università quanto... Vai in Edison. Università. Oh, eccomi. Sei addormentata? È impaurito, no, signor Mimo. No, no. Sì, niente. Okay, perché sei andata addosso sta macchina? Non andando, io non sono interessa a nessuna macchina. Ma scusa, l'ho l'hai vista, amore? Sì, l'ho vista. Ma vedi che lei non vede un cazzo? La sua casa. Scusate, mi sono... che stare nel suo sedile di dietro mi fa sonno, la pioggia. È in cerca di... Ma una volta c'era una casa... A Giulia, sta montagna. No, all'università dovevi andare. Un attimo, qui dietro. E adesso montagna, c'era una casa una volta. Ok, non si preoccupi, adesso la porteremo. Vedi, io dico una cosa e lei un'altra. E niente. Ecco perché voglio andare in giro da solo. Occhio che andiamo giù, Cristo. E calmati, Dio mio. No, no, non è che non mi fido della macchina, non mi fido di te. Qui una volta c'era una casa. Eccola! Questa casa qui. Peccato che è una casa privata, come la... Ma aspetta un attimo, però. Non ci puoi accedere. Signor Jeremy. Non ci puoi accedere, secondo me. Sì, anche due. Vai a vedere. Ah, è aperta! È aperta! Oddio. Sì, pure qua bene. Viene un attacco epilettico, però, Vabbè, perché ci sarebbe gente accesi, però. Vabbè, c'è già la musica, quindi c'è già la... Abbiamo trovato qualcosa, ragazzi. Sì. Ho trovato qualcosa. Quindi... Qui Wilson, hai notato un luogo possibile dove poter andare, però è sempre un'abitazione. È diventato un dottore, l'ho aumentato. Capitano, mi riceve? Secondo me è anche più pericoloso. Aia! Quella... Cazzo che marrovescio. Però c'è un parcheggio. Però non mi ha fatto niente. Capitano, mi riceve? Capitano? Sì, sì, ditelo che questa qua è solo per farvi sembrare che siete più in alto no, di noi. No, non riceve, mi sa. Tra due secondi vi allagate, quindi voi vedrete quando volete arrivare su come vi accogliamo. A calci il culo. Capitano? Sta parlando con un lo rapporto staff. Di amicizia. Dani, sì, ok, ma sì, dobbiamo andare a letto anche insieme. Shark, sai cosa ho trovato di bello? Aspetti che... Sai cos'è? Potrebbe essere buono? Cosa c'è? La randagine smerchia. Però è vicino alla costa. Aspetti che c'ho... La Randagi Mansion. Cos'è che hai trovato? La Randagi Mansion c'è ancora? Ed è un edificio però dove si può entrare. È della Sicuro Serve. Possiamo chiedere di entrare qua. No, è della Sicuro Serve. Possiamo chiedere alla Sicuro Serve se possiamo aiutare la loro casa. Parla con Waves. Se mi rispondesse. Raga. Se è vicino alla costa non cambia nulla, raga. L'importante è che non ci arrivi l'acqua. L'acqua è ancora bella lontana qua. Microfono attivato. Perfetto. Okay. Mark, ti sembra il caso? C'è Emily. No. Che sta facendo? Niente. Mi mostrava le ferite. Quell'altra 909 che cosa c'è? Non lo so. No, ma è chiusa quella. Chiusa in che senso chiusa? Che non può entrarci.
vedere. Hai la pera, Alison? Sì, hai bisogno? Ora giusto senza mangiare, io sì. Ah no, ho preso da mangiare, non da bere, ma la sono scema. Grazie. Prego. Ottimo, grazie mille. Prego. Sai vero che questa è casa mafia? No, era non è la casa montagna, mafia questa. No, la casa dei... della... Agi, no, sì, ma della sicuro serve. Di non della sicuro serve. Questa è la casa della sicuro serve? Sì, in teoria sì. Ma Dio Cristo, ma li porti alla base della mafia? Quanto idiota sei, porca troia. Ma come? No, in RP non può saperlo. Vabbè, però ragazzi, porca troia. Sì, non serve bellissimo. A casa mafia li sta portando. Usciamo da sta posta. No, stai portando la gente a casa mafia? No. Io che ne so, sono anche in live, non dire troppe cose. Ormai l'ha detto, a casa di Randaggi, che cazzo è? Randaggi non sono più gang. Ehi. Scendi dallo scalino. Dimmi amore. Scusa, mi sto nervosendo. Dico, adesso sei all'altezza. Sentite? Sì. Ok, a posto. Mamma mia, ho i droni attivi. Cosa cretino. Hai detto? Cretino! Cosa ha detto? Cretino! Emily, un attimo sopra il muretto. Ti fa vedere se vai sopra il muretto. Vai sopra il muretto. Però io vedrai non riesco che ti piacerà, Emily. Non tempo con queste condizioni di vai polizia. Vai sopra il muretto. Ovviamente non sto facendo niente, sto facendo presa di oh, tira corrente. Qua. Davanti a me. Davanti a me. Sei pronta? Sì. Ma io ma Mark, io sarei un po' gelosa, ma vabbè. Ma Dio mio, sono scemo. Wow. Ma si è spenta la luce, non c'è più connessione. Non c'è più luce. Ah, è saltata la corrente. È saltata la corrente, cazzo. E beh, con tutto tempo qua, prima o poi andrà sott'acqua la centrale. Speriamo di no. I messaggi funzionano ancora, però. Ma che messaggio? Come fanno a funzionare i messaggi? Ah, che ne so, io c'ho i messaggi, mi dice che hai ricevuto un messaggio. Però la chiamata no. Ragazzi, hanno fatto... c'è stato un blackout, eh? Amore, l'hai ricevuto? Sì, amore. I messaggi funzionano, ma cazzo è? Oh, mi avete copiato tutti? Che ti abbiamo copiato? Io non copio, non sono mai copiato in vita mia. Vabbè, andiamo via, che cazzo? Nessuno ci caga. Cosa state facendo, raga? Ma siamo qui alla Alex Randaggi's Mansion, ma... sarebbe un buon posto per andarci, però c'è tutto di dire da capitano. Ma non possiamo andare là, cioè... Si sono appena lamentati del fatto che siamo andati a mettere in una casa. Ok, ma noi possiamo chiedere. No, ma questa è della Secure Service. Possiamo chiedere alla Secure Service se possiamo usarla. Ma esatto. No, fra... cioè, sì, certo, poiché... invece. Ma non puoi andare a chiedere alla Secure Service se ci danno la loro casa. Che cazzo ti dici? Per tutta la città. Ma non ci mette la città, madonna, raga, ma voi non capite mai un cazzo. Ma io non sto... Mi astengo da tutto quello che dite, basta. Sì, guarda, anch'io, basta, non ci penso più, faccio pensare al capitano.
Raga, fate fare l'alto comando, cioè, per favore. Che cazzo ve ne frega? Infatti, cioè, non mi mettete nulla in mezzo. Fatti gli affari tuoi, possiamo fare il sesso a tre, vai. Vai, ci sta, mi piace. Però io l'ho buttato. Fortuna che non mi sta ascoltando, Ellison. Ma Ellison, ma scusa, Mark. Ma Ellison è incinta. Oh, Dio. Sta macchina, madonna. Aia, che botta. Ellison è dall'altra parte della macchina, hai visto? Niente, non mi rispondo. Oddio, che buio. No, non sa guidare, dai, non sa guidare. Stai bene? Microfono attivato. Raga, spero che non si alzi la marea mentre sto attraversando il ponte. Ma Shax, dov'è l'università in teoria? È l'università sulla terra. Dove c'è il foglio, vicino al dimmi il codice postale. Sto guidando, aspetta. È qui, sulla sinistra. L'università è al 843. Stai bene? A sinistra di Dante, a sinistra di Los Santos. È troppo bassa, secondo te? Ci provo io. Non lo so, è un interior. Provo io. Ma è sotto. Signori, aiutatemi. No. Ok. Non so neanche come faccio a star seduta allora, ancora nella lattina schiacciata. E mi fanno... per il momento rimaniamo lì in quella casa di Franklin. Provo a vedere un attimo qua. Però bisogna fare le cose fatte bene, ovvero nessuna macchina... un agente fuori che controlla tutte le macchine che controlla fuori, almeno sempre un agente dentro e qualcuno che con un pulmino dalla casa presidenziale faccia su giù a portare le persone. La gente, la prima persona che si lamenta, e non sto scherzando, la prendete e gli dite: prego, quella è l'uscita, può uscire e non mi deve rompere i coglioni. Allora? Perché noi da stamattina che stiamo cercando di risolvere questa situazione. E non c'è un altro interior, abbiamo visto tutta la mappa adesso, non c'è un altro interior decente più sopra di... Ok, di ma scusami. Allora voi mandatemi da... Io dimmi, sono... Ragazzi. Ma in linea d'aria, scusatemi, in linea d'aria si trova più in alto la villa di questo. Siamo qua all'università, so. L'interior è pulito. Quello dell'università è anche abbastanza alta l'università, ma non tanto però. Ma dicono, io ho parlato con loro e dicono che l'acqua si alza molto. Non so quanto loro sappiano, ma se loro mi dicono che l'acqua si alza molto e che dove siamo noi è abbastanza alto, ragazzi. Ascoltami, prova un attimo a far sapere l'interior quanto è alto quello dell'università. No, ma ragazzi, il concetto che sto dicendo è che l'acqua non è che dici si alza, l'interior è sotto mappa ed è sempre stato sotto mappa. No, non è sotto mappa qua dell'università. No, non è sotto mappa, ti stai sbagliando. Vabbè, ho parlato con loro sopra. Per stasera facciamo questo qua. Per stasera rimaniamo alla casa di Franklin. Domani vediamo di spostarci in un'altra posizione, probabilmente caricheranno degli interior nuovi. Bravo. Li stanno cercando. Solo che l'interior custom sono tutti sotto mappa, quindi bisogna prendere qualcosa di già base nel gioco. Comunque, okay. Riusciamo a organizzarci con gli annunci da far sapere alla gente con l'auto. Sì, adesso parlo anche sotto con Mark. Comunque, e... dimmi. Stavo pensando, no? Tu scusa, Cavallini, che bus hai? Quello del penitenziario. Perché c'è uno al cimitero che spawn, che è proprio il pulmino, quello grande. Vai a prendere quello che è molto più grande ed è molto più, diciamo, okay. Ma no, bellino. No, guarda, dentro il pulmino quello lì ci sta tutti. Di nome, infatti. Tanto, per come la conosco io, queste persone rimaniamo da soli dentro la casa. Ma, davvero, fregatevene, se loro prendono e vanno su in casa presidenziale, voi avete la mia autorizzazione di prenderli e sbatterli fuori, perché fino a prova contraria quella è proprietà privata. Già non è piaciuto agli admin il fatto che hanno preso, siamo entrati dentro sta casa senza avere nessun tipo di autorizzazione. Roleplay non è stata colpa nostra perché non c'era il giudice, però se ci fosse stato il giudice o PM avremmo dovuto chiedere l'autorizzazione e di questo ne ero consapevole, gliel'ho spiegato. Ma io gli ho detto che di chiedere l'autorizzazione, non sapevo. Sì, ma loro, infatti è tutto risolto, nel caso ci fosse stato un giudice. Allora ragazzi, io sto andando, ascoltatemi un attimo, poi chiudo qua. Adesso vado giù a dirlo anche agli sceriffi. Se loro prendono e si spostano in casa presidenziale, li prendete con due dita e li portate fuori. Okay. Se continuano le celle, non so, il carcere sarà, non so, metteteli da qualche parte. Come lo è per la casa presidenziale e qualsiasi altra proprietà privata, in questo momento non è agibile. Vogliono stare da qualche parte, stanno lì e stanno alle nostre condizioni. Fine.
Ok, adesso invece c'è uno che è arrivato dalla, dalla casa presidenziale, si è preso la macchina e si è parcheggiata qua davanti. Ok, prendi e gliela e gli dici, porta, porta te la riportiamo su e poi ti portiamo giù. Ok, dici esatto. Il pullman, giusto? E lui si rifiuta, prendi e sequestri l'auto, tiene. Comunque secondo me andrebbe bene, sai, le colline di Vinewood dove c'è la scritta, se mettessero l'interior là... Sì, solo che gli interior mi hanno detto sopra sono uffici e case, quelli di GTA Online, non puoi mettere che ti tippano tipo in mezzo alla città un interior su Vinewood. Quindi vediamo, vado a parlare con lo sceriffo. Ok, voi iniziate a fare qualcuno l'annuncio di farci trovare sopra, che tra 10 minuti c'è il pulmino che... C'era? C'è un interior che noi utilizzavamo una volta come sala del, del tribunale, che è vicino, vicino al carcere, c'è un interior. Ma è troppo basso. No, da metterlo più in alto, capito? Magari sotto la collina di Vinewood, capito? L'interior in teoria si spostano, capito? No, ma entra in macchina intanto. Vabbè, anche quelli là, facciamo un giro. Anche il call center, se mettessero l'interior andrebbe bene, capito? Manda l'annuncio, raga. Però devi riparare sto mezzo perché è abominevole. Sì, lo so, lo so. Allison? Un attimo. Ok. Guarda l'acqua là. Eccomi, scusatemi. Quanta acqua. Dio santo. Per l'estate non si può andare. Vado a fare a destra. Cioè, è inquietante questa situazione, è inquietante. Vedo un segnale sul GPS vicino al parcheggio centrale. Che ritrovo per andare al rifugio alla casa presidenziale. Chi ha la macchina davanti? Che ha ancora bisogno? Ah, ok, ok. No, no, no. Sta passando il pulmino. È intervenuto già qualcuno? Aspetta, Lo riesci a fare un attimo te? Sto guidando. A posto, a posto. Qualcuno riesce a fare un attimo l'annuncio? Rivera? Sì? Lo riesci a fare questo annuncio? Devo scrivere? Devi scrivere che chiunque abbia un veicolo, diglielo te Cavalini che non mi ricordo neanche cosa devo Che chi ha il veicolo fuori dal rifugio di farsi trovare alla casa presidenziale, chiunque voglia andare al rifugio di farsi trovare alla casa presidenziale, che sta passando il pulmino. State facendo una pazzone. Quel rifugio non usciamo a mettere. Chiunque voglia venire in macchina al rifugio deve prima presentarsi alla casa presidenziale che verrà scortato con il pulmino fino al rifugio. Sì, fino qui è arrivata. Comunque. Dove è voi? Oh no! Mi servono delle torce. Guarda le onde. C'è? Dove sono la connessione? Dove cazzo! Tu, Mark? Guarda fino dove sono arrivate le onde. Santo. Oddio, sono pure dietro di noi. Sì. Non c'è Waze. Anche qua arrivano pure, guarda fino qui. È stato spostato in un altro canale. L'utente è andato in un altro canale. Dietro la centrale invece avete vista? No. Che dietro, il canale. Sembra come tantissime acqua, cioè. Va a finire che mi fa impiantare in qualche onda, eh. Guarda qua il canale, quanta acqua che c'è nel canale. Tutto un po' straripa, eh. È pienissimo, mai visto. Guarda la metropolitana. È piena d'acqua la metro. Metro è andato. Tra poco la centrale verrà coperta da là. Guarda le onde qua.
Mamma mia, è terrificante. Qualcuno, tu e Alice non hai la macchina qui parcheggiata nel garage della centrale? No, Mark? Io non più. Io l'ho tolta. Ma è in auto parcheggiata qui nel garage della centrale? Sì, ma una è la Ferrari e l'altra è la Mustang. Cioè... Ma se vuoi spostarle, guarda, guarda qua. Ma ascoltami, ma io ho già troppi track. Devo spostare tutte? Io sto andando a prendere delle torce che... Ma rischio di perdere. Oh, ho mandato un annuncio. Penso. Ok, oh, bravo. Ma posso. È impressionante questa roba. Sta arrivando. È un disastro. $200 basta per prendere un po' di torce. Quanta acqua c'è? È all'inizio. Come finirà qua? Guarda, guarda le onde, hanno raggiunto lì tutto il... Non c'è la maisonetta una volta. Trovare riparo dal film avverso, che siamo a cittadinanza di ragazzi. Mi piace. Che chi è lì invece? Questa cosa è impressionante. Per me la miniera era un buon posto da mettere la gente. La buia, prendi un paio di torce. Boh, la miniera ti può comprare tutto addosso. Chi voleva scopare, scopava. E niente. Niente. Grande Mark, tu sì che pensi sempre solo a quelli. Non ho più spazi dove mettere la roba e dove prendere le torce. Giratevi, signori. Capitano, sono Jonathan Soprano, mi sente? Rispondo io. Un attimo. Io la radio la sento, ma la mia. Pasquale, ho la, il cadetto Randy in ospedale. Come dire, un cadetto in ospedale? Ha dolore alla spalla. È nel lentino, d'accordo? Va bene. Che è successo? Andiamo in ospedale, c'è un cadetto nostro. Andiamo in ospedale. C'è un Randy che è finito in ospedale. Oggi non è che ha subito un'azione. Uno che c'ha il dittalino. No, spero di no. Che cazzo? Cosa vuol dire? Poi io ho preso 4 flash di body, però non ci sta più niente. Sì. Che cazzo di termine è? Non lo so, io lo usavo per un'altra cosa, però. E che io? Io, però ci sta bene, no? Non lo so, io nei pressi di Trieste sono stata lì in vacanza, dicevano un'altra cosa, però. Anche a me. Cioè, anche io pensavo fosse un'altra cosa da quella. Sì. Marco, hai strane voglie stasera? Come? Hai strane voglie stasera? Sono questi superi, mamma mia, terrificanti. Tieni, tieni, dai. Salve. Grazie. Wilson, c'è un nostro agente qui? Sì, sì, agente, agente Wilson. Vabbè. Qua. Scusate, chi è? Chi è? È arrivato in fretta. Eccolo qui, il cadetto. Mark. Dio, ma quando... Randy? Sì. Vedo un cazzo. Ruzza. Che è successo, Ruzza? Dov'è Randy? Finito... Ma... Oh mio Dio. Qui sì, sono Wilson, c'è... Randy è in ospedale, non ricorda più niente. Dov'è, qua? Sì. Vabbè, dottori. Aspetta che arrivo. Ciao, Pasquale. Ciao, Pasquale. Ciao, Randy? Ti vedo malissimo. Oddio, scusami. Che ti è successo? Che ti è successo, Randy? Un proiettile nella spalla. Un proiettile nella spalla. Non è un proiettile? Sì, sì. L'avete già curato. E come me l'ha fatto fasciare con la stecca, dobbiamo togliere tutto ora. Faccio luce. Ti piace il mio cappellino che ho preso? Che Topolis? Sì, sì, carino. Ma che, ma allora, che c'è sto poliziotto? Vabbè, Mark, se non li sali pure sopra, gente. Sto facendo luce a tutti. Vabbè, ma niente, alla... io sto facendo luce. Beh, c'avete i lettini che non c'hanno sponde, praticamente. Ma che è successo? Parla. Che... Vi do una torcia, qualcuno mi conti la torcia un attimo. Io mi vado la torcia a me per fuori. Ma che c'ha? Controlla, controlla. Mi può prendere un bisturi cortesemente? Facciamo un'incisione. Sì. E allora alziamo la manica, eh? Ma che c'ha, una spurga? Che c'ha? Un proiettile sulla spalla. Eppure qualcuno che spara? Grazie, gentilissima collega, gentilissima. Come proiettile sulla spalla? Ah, e allora?
Sì. Facciamo una piccola incisione. Microfono disattivato. Ecco qui. Mi sposto un attimo. È senza anestesia, quindi è normale che sia. Allora, rimanete voi col cadetto. Noi andiamo su, okay. Cioè noi andiamo a controllare su. Sì, ma non ho capito, ma chi è che gli ha sparato? Sto procedendo a togliere la pallottola. Non lo so se gli hanno sparato. Controllate, fatevi che. Cioè, andiamo a sale bodycam, vediamo. Fatti vedere cosa bisogna vedere se gli hanno tolto. Stringa la mia mano, stringa la mia mano. Vedere cosa è successo, poi riferite. Si è spawnato all'ospedale. Tocca mia, tranquillo. Quello che vi dice poi. Quello che può tamponare per favore? Sì, sì, tengo io, tengo io. Anche la pallottola. Ok. E state attenti quando andate in giro. Tampone, amore. Probabile anche che sia affogato. Tampone. Perché poi a casa tampono io, vai. Ma Mark Cavallini Mimbro 5. Poi ci vuole un po' una battuta. Vabbè, se aveva ok, procediamo alla fascia pure di nuovo, sarà difficile. Lascio, attenzione. È tuo, vai. È stato spostato. Ok, procedo. C'hai anche ragione, Cavallini. Sì, ragazzi, qualcuno poteva aver sparato veramente, anche magari c'è un po' fitta uno sciacalli. Mi scusi, ma ha messo un po'. Collega un po'. Ok, perfetto. Sta procedendo, okay. Ottimo. Sente un po' di dolore, è normale. Ok, non lo pieghi, mi raccomando, e stia fermo. D'accordo? Sì. Non sarebbe il caso di mettergli qualcosa per tenergli il braccio fermo? No, la secca ho paura che poi fa male e preme contro la ferita. Randy, sì. Ti ricordi qualcosa? No. Hai ancora le bodycam attaccate? No. Mannaggia. Ma no, è normale. È normale. Se si stende sparisce. È una magia di coppia. Quindi Randy, cioè, non ti ricordi nulla proprio? No. Ascoltami, una paio di cose. Queste te le ricordare. Dov'eri? Più o meno. Al rifugio. Al rifugio. Ok, sì, ero rimasto da solo. Mi descrivi il tipo di ferite che hai? Colpi di arma da fuoco. Ok, perfetto. Credo. Chiamo Waves. Chiamo Waves. Fascia di supporto per il rifugio braccio. È violato. Chiamo Waves. Adesso gli facciamo il culo. Agente, aspetti che le mettiamo una fascia di supporto per il braccio. Così lo tiene. Wayne Wilson. Microfono. Wayne Wilson. C'è Waves? Allora le mettiamo questo tutore, mi raccomando, non se lo tolga, va bene? Perfetto. A posto. Esatto. E dillo anche agli sceriffi. Aspetti, le do una mano. Aspetti, qui Wilson, allora, mi ricevete? Al mio. 10-4. Parlo a tutte le unità, sceriffi e polizia. Un nostro agente, nel momento in cui il rifugio è stato lasciato, è rimasto, diciamo, abbandonato per un istante per lo spostamento, diciamo, delle auto. Un nostro agente è rimasto lì da solo e è stato ferito con colpi d'arma da fuoco. Dopodiché è finito in ospedale, non si ricorda più nulla e le bodycam le sono state tolte. Informiamo quindi di non rimanere assolutamente da soli, che potrebbero esserci delle persone malintenzionate. Ok, ricevuto sergente, grazie. Adam 2 essere al rifugio, noi osservale tutto. Attenzione, tante attenzione, potrebbero esserci persone armate e potrebbero essere malintenzionate nei nostri confronti. Ricevuto. Ci sappiamo, in momenti di crisi le persone potrebbero impazzire. A posto, mi ho messo un sospensore, okay. Un tutore al braccio, ok? A posto. È in grado di lavorare? No, non può muovere il tutore. È in grado di lavorare? Deve tenerlo assolutamente fermo all'interno del tutore. Roots, che cosa vuoi fare? Vuoi lavorare o vuoi rimanere in telefono? Non riesco, cazzo. Non vedo il braccio. Lo vedo. Infatti è una domanda, però. No, non riesco. Perfetto. Va bene, parlerò con il capitano e gli daremo... L'ufficio per il momento. Sì, quale ufficio? Che è nostra... Dietro la nostra centrale c'è un fiume che sta per esondare. Vabbè. Non ho nemmeno il dispositivo, cazzo. Prendi, va bene, fa lo stesso. Adesso cercheremo di capire chi è stato. Intanto portiamolo a recuperare. Ma poi con questa emergenza colpi d'arma da fuoco. Ma chi è questo pazzo? Ecco, qua si diverte.
Mi ricordo solo che stavo da solo, no? All'entrata e poi basta. Mini ruzzia. Grazie dottori, grazie mille. Grazie. Ma prego, figurati, grazie. Salti. Devo andare a farci il taglio. Anche io penso di riposarmi a questo punto. Però ho paura di dove, ho paura di dove andare a dormire, però. Ti porteranno in centrale qua finché non è ancora sott'acqua. Okay. Sì, così ma... si recupera tutte le sue robe. Una cosa, io ho un po' di ansia. Dove andare, ah, scusami, una cosa. Sì. Però non so se. Le armi. No, ma non posso sapere niente. Cosa? Quando ti hanno trasportato in ospedale, eri con le armi o senza? Senza. Non ho più il mio equipaggiamento, non, nulla. Cos'era, giustamente, che equipaggiamento avevi preso prima del servizio? Prima quello... di cominciare il servizio. Sì, lo so, dammi, infatti non penso di andare più di chiudere gli occhi qua. Prendo le ultime cose che ci sono qui, magari prendo altri sciroppi. In caso di aver bisogno di altri sciroppi, mi prendo. Cazzo, mi è tutto allagato. Sì. Riprendo tutte le guance. C'è un medico che mi avvisa che in giro, probabilmente nei pressi del rifugio, ci sono persone che girano con autovetture e aggrediscono la gente, però non mi hanno dato una descrizione precisa. Con autovetture? Sì, girano autovetture che aggrediscono la gente. Ma, no, c'è avuto. Ma quali autovetture? Non... Vetture. Almeno il colore, te l'hanno detto? E bisogna che prendiate contatto con il primario perché lui è stato lui il primo a comunicarlo ai medici. C4. Va bene. Se può farmi una chiamata e gli parlo. Detective Mark, dovrei conferire con lei in privato. Ok, torno subito così poi dopo possiamo andare su alla presidenziale, così chiudo gli occhi sulla casa presidenziale. No, io sono l'ufficiale di primario, c'è il medico? Sì, il primario. Oh, signori, Ernie, segnalo un Camacho al lancione. Scusa, il colore della chi macchina? È che ha comunicato? Non so nulla, ce l'ha detto un vostro agente. Un nostro agente? Il mongolo, quelli che sono qui nella casa. Sì, può darsi perché hanno comunicato via radio a noi. Sì, ci hanno avvisato qua nella casa che si stanno aggredendo, di stare attenti, di cercare di stare tutti quanti il più possibile qua. Ok. Vabbè, allora. Sì, già eravamo a conoscenza. È Magi. Non so come si chiama in arabo. Sì, sì. Vabbè, ragazzi, a posto. Chi sono? Cioè, riuscite a identificarmeli? Io non so nulla, ragazzi, non li ho. No, ma che si è ritrovato in ospedale senza niente. È denudato completamente. Ha solo detto dov'era il luogo e i tipi di colpi d'arma da fuoco che ha ricevuto, basta. Ah, pure i colpi di fuoco? Sì, colpi d'arma da fuoco, gli hanno sparato alla gente. Non lo sapevo. Non... Era, l'ho detto via radio, era praticamente solo la rifugio. Beh. E ci hanno chiamati che c'era una gente all'ospedale, ha detto lui che si ricorda che era là, poi vuoto totale, ha detto che sono pieno di colpi d'arma da fuoco e non aveva più l'arma. Che cosa si guarda a parte sciacalli? Aveva una pistola combat e basta. Ok, ma almeno una pistola combat. Ci sono le sciacalli.
Va bene, io mi sto recando al rifugio, ora stavo a Paleto, quindi occhio, ci vuole non stare un po'. Sola, fidati. Purtroppo sono sola. Okay. Che devo fa? Vabbè, fa niente, dai. Dove sei? Sto nel punto droga più o meno di Sei live. Vuoi che vengo a prenderti io con l'ambulanza? Ah, stai live, porca. Vabbè, niente, ormai, vabbè, come se fossero... Vabbè, tranquillo. Vabbè, ciao, Vuoi che vengo a prenderti in ambulanza, Marghe? No, no, sto con il Tao e... Tranquillo. No, era una questione del... Così magari non ti... Vabbè, dai, Dani, spostiamoci. Non sì. Spostiamoci. Vabbè, no, no, tranquillo, tranquillo, sto arrivando. Ci andiamo solo, ciao. Di arrivare. E accompagna il tuo collega, io sto con... No, no, salite a bordo, che devo tra poco arrivare solo da chiudere gli occhi sulla casa presidenziale. Chiama. Oh, sono da solo, ragazzi. Vieni. Non mi risponde via radio. Eccolo. Emily. Sì, dimmi. Vale, Marco. La pallottola. Penso sia di una... un calibro piccolo. Di una Uzi, forse. Ma chi è questa gente? Ma chi è che è qua? Era molto perforante la pallottola. Ragazzi, ma che aperto di stare lontani da qui. Cos'è una Uzi? Signori? Sì? Salve. Salve. Signori? Salve. Dica. Avvertiamo che qui dietro c'è un fiume che sta per esondare, quindi vi ricordo che... Ci stiamo sistemando. Cercate di utilizzare un negozio alto, grazie, non questo qui. Venite quello vicino al tribunale, per favore. Va bene. Arrivederci. Ce ne scappiamo. Scappiamo. Ecco, la Uzi è mitragliatrice. Comunque, ho avvertito di spostarsi nel negozio quello dietro al tribunale, che è più alto. Che disastro, ragazzi. Del camion, ragazzi, mi dicevano oggi che questa autostrada a un certo punto è inagibile. Sì, sì, ma il suo paletto. Siamo all'altezza dell'acquedotto. Ce la fai a venire verso il mio punto? No. No, il c'è uno. Nel caso sapete dove sono. Sì, alleviamo. Cos'è che hai detto? Scusa, no, sì, la tua sarà danneggiata e il tuo paletto. In pratica eri vissuto, c'è il benzinaio, sai quello che c'è il paletto? Dove c'è anche l'auto repair. E lì tra il benzinaio, quello lì con l'auto repair, e l'altro benzinaio di paletto con la riparazione dei veicoli circa, c'è l'acqua in autostrada. Infatti io ho fatto un incidente lì, sono stata travolta da un'onda e mi ha ribaltato la macchina. Purtroppo mi sono venuti a prendere Cassandra Soprano con l'auto. Sei tu, no? No, no, no. Chi? Sono noi, poi siamo. No, siamo noi. Ah, no, no, è a posto. A posto? Sì, però sta in zona. Oh, sì, ricevuto. Dove sei? Qui ad Amtres, tornando a casa presidenziale per chiudere gli occhi di causa di sicurezza, un posto molto alto. Dove vai? Vado a chiudere gli occhi a casa presidenziale. Perché li meglio... Li chiudi, li apri o li chiudi? No, non li chiudo e mi risveglio domani. No. Perché non voglio andare a dormire in posti bassi. Va sul Monte Ciliad. Ah, guarda, però poi mi vieni a prendere tu. Vengo a prendere io, sì. E che ha detto che ce lo portiamo dietro a fare? Si sta mezz'ora. No, comunque io resto con la sergente, dai. No, io sto andando via. Anche io resto qua. Chi è che c'è? Mi sa che anche lui non è che ci abbia tanta voglia di andare in giro. Non riesco a stare in servizio, più che altro. Sì, mi sembra che il capitano. Con una spalla. Questa qua riesce a metterla via. Potrei anche prendere presto una delle vostre auto per accompagnare le persone alla presidenziale? Certo, ok.
Scendete. Provi lì. Però la prendo io, me la lascio a me. No, no, usato, usala. Sì, puoi fare, prego. Forse qui, aspetta, no? Provi qui. No, non posso. Hai ricevuto? Usate questa, usate. Grazie mille. Va bene, io chiudo gli occhi qua perché così domani mi risveglio che c'è. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte Mark, buona giornata. Ciao, serata. State attenti con questo buio. Questo tempo, mi raccomando. Va bene. Ciao. Preoccupati di qui Wilson, vado fuori servizio a domani. Buonanotte. Ciao. In caso domani dovessi svegliarmi con l'acqua alta o non raggiungibile, venitemi a prendere, grazie. Arrivederci. E bene ragazzi, io vi ringrazio per essere guardati con me con la My Live. Vi ringrazio a tutti e ci vediamo domani. Grazie ad Amy, grazie a tutti gli altri, ciao. Buonanotte.